Grazie. Perfetto. Grazie ancora al coro dell'Accademia Andrea Chenier di Foggia, il maestro Battiante. Grazie e complimenti. Ciao. Ciao, Katia. Arrivederci. Grazie. Il rettore Limone, i direttori dei dipartimenti, professor Francesco Contò per economia, Sebastiano Valerio per studi umanistici, Donatella Curtotti per giurisprudenza. Oggi è un bellissimo giorno per le giuriste, se non sbaglio, perché insomma per la prima volta l'Italia ha un presidente donna alla Corte Costituzionale, quindi per le giuriste è sicuramente, come dire, un giorno storico. Ancora la dottoressa Sinigaglia per scienze agrarie, il professor Lo Muzio per medicina clinica e la professoressa Maria Pia Foschino Barbaro per scienze mediche. Io adesso ho capito per quale motivo il rettore a Limone ha insistito molto nell'organizzazione di questi 3 giorni, che è molto pesante insomma sul piano organizzativo, di cominciare con questi 3 giorni con un coro, perché il progettare insieme significa progettare coralmente, quindi ha voluto, come dire, introdurre subito l'argomento con questo preludio musicale. È un momento molto importante, credo, per l'università, per la città, chiedo scusa, per la città, perché difficilmente in questo territorio si ragiona sul lungo periodo, no? Si guarda spesso al presente, invece quest'idea di progettare insieme con altri interlocutori, ovviamente con altre istituzioni, i prossimi 6 anni è un momento importante non solo per l'università ma anche per il resto degli interlocutori, per le istituzioni, per il mondo sociale, economico, per le forze culturali. Credo quindi che sia un'occasione da non perdere, non solo per l'università, ma anche per gli attori sociali ed economici e culturali della Capitanata, perché forse insieme è possibile, ecco, cercare di rintracciare una rotta smarrita che non riguarda soltanto la ricerca, la didattica, ma anche i processi di sviluppo socio-economico di questa provincia. Sono tanti i nostri ospiti, oggi la giornata sarà dedicata soprattutto alle politiche universitarie, domani ci sono vari tavoli tematici in più luoghi, in più location della città, anche questa è una bella idea per coinvolgere più soggetti. Dopodomani la giornata, come dire, conclusiva di questi 3 giorni. Dovrebbero raggiungerci quanto prima anche il presidente della regione Emiliano e il sindaco di Foggia Landella, sono entrambi ad un tavolo in prefettura che è ancora in corso, e quindi quando arriveranno cercheremo di trovare lo spazio per i saluti. Nel frattempo io chiedo al rettore Limone di avviare formalmente questa 3 giorni con la sua relazione. A tutti gli interlocutori chiedo di essere, come dire, rapidi, perché sono tanti gli interventi e io penso che in 10-15 minuti si possano dire tantissime, tantissime cose. Speriamo. Prego. Grazie mille. Devo dire che Filippo Santinino ha già detto le cose importanti, quindi a me resta poco da dire, resta da innanzitutto ringraziarvi. Farvi saluti e ringraziarvi perché oggi e immagino anche per questi prossimi giorni di conferenza Ateneo
vi sottraggo dalle attività ordinarie di didattica, di ricerca, per chiedervi un momento, una pausa di riflessione, dove l'università, e vedo qui moltissimi colleghi, delle persone docenti, persone amministrative, forse non tantissimi studenti ancora nella giornata di oggi, ma ci saranno nelle giornate successive, e vi chiedo una pausa di riflessione perché siamo tutti sempre in grande affanno, su 100 progetti, su 100 tavoli contemporaneamente, su 1000 scadenze, e rischiamo in questo tipo di attività frenetica di perdere poi di vista lo sguardo lungo, che poi è quello che caratterizza l'università, cioè la capacità di progettare a medio lungo termine e di innovare. In primis l'università deve essere capace, secondo me, di ripensare se stessa continuamente, perché è un'istituzione millenaria, ha solo 20 anni in questo territorio, ma è un'istituzione millenaria, ed è millenaria proprio perché ha una straordinaria resilienza e una straordinaria capacità di adattamento. Solo che i tempi adesso, i tempi del digitale, i tempi della rivoluzione dell'informazione, sono tempi che richiedono un adattamento rapido, una capacità di ripensamento delle nostre pratiche rapide, perché altrimenti non riusciamo a dare risposte, vedo il Presidente del Consiglio degli Studenti, non riusciamo a dare risposte agli studenti che hanno fiducia nell'università e che si iscrivono da noi. Questo significa avere la capacità di mettere in discussione le scelte che abbiamo fatto, quindi la nostra offerta formativa, i nostri laboratori di ricerca, le nostre azioni di terza missione, di responsabilità sociale sul territorio, e adattarle alle richieste che emergono appunto dal territorio nel senso più ampio possibile del termine. Questi 3 giorni sono intesi in questo modo. Sono delle giornate di confronto, dove con grande umiltà l'università si apre a un dibattito orizzontale con tutte le componenti all'interno. Censura. Bene. Come dicevo, con grande umiltà. No, sembra che stia funzionando, bisogna soltanto trovare la direzione giusta per non ostacolare l'onda radio. E il dialogo con il territorio, perché noi siamo nati da poco, appunto da 20 anni, sentiamo questa... Cambiamo? Faccio così? Funziona meglio? Bene. Voi pensate che organizzazione che c'è dietro anche una conferenza come questa, 3 giorni di lavoro incredibili, 15 tavoli, quindi ogni tanto qualcosa non funziona, qualche microfono si inceppa, vedo le professoresse Cafarelli e Palmieri che hanno organizzato veramente senza dormire nell'ultima settimana tutti questi 15 tavoli e le ringrazio innanzitutto, un applauso. Ci saranno molte cose imperfette, ci saremo dimenticati probabilmente molti colleghi nei tavoli, ci saremo dimenticati alcuni inviti, ma il senso di questa manifestazione non è quello di essere perfetti, di mostrare il meglio che siamo, ma appunto di metterci in una posizione di ascolto e di dialogo. Quindi il tavolo è solo formale, ma in realtà è tutta la platea che è il tavolo e quindi la discussione è più ampia possibile. Oggi siamo qui soltanto a tagliare il nastro e a dare avvio a queste 2 giornate. Ci tenevo molto a queste 2 giornate, l'abbiamo ribadito molte volte, l'abbiamo detto in campagna elettorale e abbiamo cercato di dare concretezza a questa idea di partecipazione appunto dopo un primo mese dall'insediamento, perché è il documento centrale sulla vita dell'università. La programmazione strategica è il documento dal quale discenderanno poi tutte le politiche, tutte le azioni dell'università. Quindi ci fermiamo 3 giorni a riflettere bene dove vogliamo andare, prendiamo il tempo per un pensiero lungo, riflessivo, e poi possiamo correre per realizzare tutti i progetti che abbiamo in cantiere e per realizzarli nel tempo che abbiamo stabilito, cioè entro questo primo slot di 3 anni. Quindi ringrazio tutti i colleghi, ringrazio gli ospiti che sono venuti a offrire un contributo alla discussione e a questo punto ripasso la parola a Filippo Santigliano che condurrà magistralmente tutto. Grazie. Grazie. Grazie al Rettore Limone. Io ne approfitto intanto per chiedere scusa perché non l'avevo citata, la professoressa Isabella Loiodice per il Dipartimento di Scienze
umanistiche. Saluto ovviamente tutte le autorità e i rettori emeriti che sono qui con noi. Anche io faccio i complimenti alle professoresse Caffarelli e Palmieri per il lavoro svolto in sede organizzativa. Chi deve caricare telefonini e computer può appoggiarli lì sulle loro mani, perché sono elettrizzate, quindi possono tranquillamente farlo. Il primo intervento, perché l'università guarda al territorio ma con orecchio e occhi ovviamente anche agli scenari nazionali, è del professor Marco Mancini, già direttore generale del MIUR, che interviene sulle politiche universitarie. Grazie professore per essere qui con noi a Foggia, lì ha visto anche crescere questo Ateneo negli anni. Prego professore. Dunque, allora, magnifico rettore, carissimi colleghi, io intanto mi voglio complimentare per questa iniziativa, perché non è frequente che soprattutto all'inizio del mandato organizzi una assemblea di Ateneo con questa funzione strategica e, come appunto ha detto poco fa il rettore Limone, con questa visione, no, a lungo termine o quantomeno a medio termine, che come sapete il lungo termine di Keynes, ahimè, è molto più malinconico e triste. Quindi detto questo, io volevo fare solo qualche rapidissima osservazione che è relativa al momento presente, e la voglio fare su alcuni argomenti che vi illustrerò molto rapidamente, che sono sicuramente argomenti che vi stanno a cuore, e raccogliendo proprio quello che è stato l'invito del magnifico rettore, concernono per così dire una strategia di ampio respiro che possa vedere coinvolto il sistema delle autonomie universitarie. Allora, la prima cosa da dirvi è che io ringrazio per questo invito, probabilmente sono qui in quanto reduce da più fronti di guerra, nel senso che come probabilmente sapete, io ho vissuto una lunga stagione all'interno della CRUI, anche come presidente, e poi appunto, come è stato ricordato, all'interno del Ministero. Quindi, detto in poche parole, ne ho viste di cotte e di crude, più crude che cotte, a dire la verità. E quello che volevo dirvi è questo. Allora, la mia sensazione è che il periodo che stiamo attraversando nel sistema della formazione superiore dell'università è il periodo, per così dire, della terza fase del mondo universitario. Prima fase, il periodo eteronomo. Seconda fase, il periodo autonomo anarchico. Il terzo, diciamo la terza fase, quella dell'autonomia invece responsabile. È la fase che stiamo in questo momento attraversando. Del primo periodo non dico nulla, è quello anteriore al 1994, quando non avevamo l'autonomia finanziaria, e quindi su questo non mi soffermo nemmeno un secondo. Secondo periodo, che ahimè ho vissuto in prima persona anche come rettore, era quello in cui c'era l'autonomia ma non c'erano le regole, per cui se ne sono fatte tante, ci sono state, come sapete, molte critiche. Questo periodo si è più o meno infelicemente concluso con la promulgazione della legge del 2010, e cioè la 240, la cosiddetta legge Gelmini. Dopodiché è cominciato, diciamo, un periodo nuovo nel quale il sistema universitario, nella sua autonomia, sta cercando di darsi delle regole. E allora sulle regole io voglio fare tre osservazioni molto rapide: ASN, riforma del sistema premiale e questioni del preruolo, che secondo me sono i tre grandi macro argomenti ancora rimasti abbastanza, come dire, inconchiusi per quello che riguarda il piano degli interventi normativi. Allora, ASN, allora io vi dirò una mia opinione, adesso siccome sono finalmente quasi legibus solutus, posso dire quello che penso, mentre prima non potevo, come sanno però anche i colleghi del CUN presenti. Allora, ASN non funziona, allora diciamoci la verità, a mio giudizio il sistema dell'ASN sta diventando un sistema non solo macchinoso, ma questo poco male. Il problema è che, come sapete, alimenta le legittime aspettative dei colleghi, e però poi si trova, come sapete molto bene, nell'imbuto del problema delle risorse. Tra l'altro negli atenei di piccole dimensioni
con il problema anche del turnover e delle questioni dei punti organico, quindi non è facile, diciamo, soddisfare quelle che sono le aspettative, per cui la mia umile opinione, peraltro già a suo tempo esposta dall'allora ministro Francesco Profumo nel 2013, sarebbe quella di tornare di fatto a un sistema di reclutamento locale. Attenzione però, l'esperienza insegna che quando noi diciamo questo, i media insorgono dicendo che normalmente noi vogliamo fare il nostro porco comodo, i baroni universitari vogliono fare, no, il reclutamento come gli pare e tutto quel che segue. Dunque, e vengo quindi al secondo argomento connesso, se si dovesse fare un sistema di questo genere con reclutamento locale, adesso facciamo perdere, diciamo, le diatribe sulle questioni che riguardano la formazione delle commissioni, i tecnicismi, il sorteggio, il settore concorsuale, no, il punto cruciale è quello che succede se si recluta male, questo è il punto vero. Se si recluta male, l'Ateneo o il Dipartimento, forse visto che la responsabilità è del Dipartimento, in qualche modo deve pagare pegno. Come si vede se si recluta male? Sapete già che una quota dell'FFO nella quota premiale è previsto, un quinto, per le cosiddette politiche del reclutamento. Ecco, a mio giudizio, se si intervenisse su un incremento di questa quota per il reclutamento a spese dell'altra parte della quota premiale, vi ricordo che la quota premiale è fatta di 5 quinti, per così dire, no? Allora, uno riguarda, cioè 20%, uno riguarda appunto la cosiddetta autonomia responsabile, diciamo è il quinto libero, via. Uno riguarda la politica di reclutamento e tre quinti riguardano invece la VQR. Ora, secondo me, tre quinti a VQR è eccessivo. D'altra parte, questa legge che fu fatta un po' di anni fa, che bloccò tre quinti sulla VQR, è onestamente molto discutibile. Per cui, a mio giudizio, bisognerebbe liberare, per così dire, le quote della VQR, no, è stato argomento di queste ore, come sapete, se ne sta discutendo proprio in queste ore, e far sì che, diciamo, invece, sia l'autonomia responsabile, quindi la politica e la didattica degli Atenei, sia soprattutto la vicenda che riguarda la premialità per il reclutamento, siano in qualche modo, come dire, oggetto di una valutazione. E vengo al terzo argomento e mi avvio a concludere, rispettando, spero, gli 8 minuti, non 10, 8 minuti che mi sono stati dati. E cioè la questione per così dire, del percorso, no, dell'ingresso al sistema universitario. Allora, così com'è non va bene, perché onestamente un sistema universitario che prevede, quando va bene, 12 anni, se non di più, per entrare nei ruoli, francamente è un sistema universitario che rischia quello che purtroppo, come sapete bene, è già lo stato attuale, cioè un'età media della docenza, indipendentemente dalle fasce, ancora troppo alta, soprattutto rispetto agli standard europei. Quindi io ritengo che in questo caso bisognerebbe rivedere quello che è il preruolo, cioè sostanzialmente l'ingresso dei giovani all'interno del sistema universitario, cercando di accorciare i tempi e al tempo stesso probabilmente di mettere su un track, su un percorso, un canale unico, sia la fase d'ingresso sia poi eventualmente la tenure track, ridotto in poche parole, di fare in modo che ci sia un arco di anni contenuto nel quale si fa, come dire, si entra A e si esce B, tanto per capirci, cioè si entra con una figura del ricercatore e naturalmente il dipartimento sceglie, e poi se ne esce con una figura che ti mette poi nel percorso del ruolo. Io credo che questo sia indispensabile. Vi confesso, e qui è l'ultima annotazione che faccio, che ho molte perplessità, le ho sempre avute sinceramente, sulla vicenda degli assegni di ricerca, perché gli assegni di ricerca della 449, poi come sapete rivisti anche la 240, secondo me sono uno strumento che talvolta può servire se ci sono progetti di ricerca, ma spesso e volentieri purtroppo viene considerato una sorta di postdoc, no, che ahimè allunga ulteriormente i tempi per l'ingresso in ruolo. Tanto vale sarebbe, vista anche la necessità didattica degli Atenei, cercare appunto invece di semplificare e accorciare il periodo della ricerca. Queste poche osservazioni solo per dirvi che cosa? Che un Ateneo che ha queste dimensioni, questo lo dico con un po' di competenza perché io sono stato 15 anni rettore di un Ateneo di dimensioni pressoché simili,
Tra l'altro c'avevo anch'io la facoltà d'agraria, questo lo dico, che era una mia, come dire, un mio cruccio, anche se non avevo medicina, se Dio vuole, che mi sono sempre rifiutato, perché anche, nonostante le pressioni politiche, mi duole dirlo, ma ho sempre evitato di avere medicina. Vabbè, poi c'è la Sapienza vicino, no? Quindi è un po' assurdo. Tant'è vero che adesso, come sapete, Sapienza ne ha fatte 3 di facoltà di medicina, nemmeno una. Allora voglio dire, un ateneo di queste dimensioni ha un grande pregio, e davvero chiudo con questo, ha il pregio di avere una comunità che dialoga al proprio interno, diciamo in cui le filiere sono corte dal punto di vista decisionale e quindi in cui la possibilità di una programmazione attenta è sicuramente un asset fondamentale. Per cui, ripeto, di nuovo, chiudendo, mi complimento con il neo, se posso dire, rettore Limone per questa decisione di avviare questo discorso e ricordando ai colleghi che l'Ateneo è pur sempre una specie di condominio in cui spesso e volentieri si vogliono far pesare i millesimi, ognuno la prenda come vuole, e al tempo stesso la difficoltà di mettersi d'accordo fra, come dire, componenti differenti, però poi alla fine, per fortuna, il bene comune è sempre quello che prevale. Quindi moltissimi auguri e grazie. Grazie, grazie al professor Marco Mancini per la chiarezza. L'Ateneo che ha guidato il professor Mancini è l'Università della Tuscia di Viterbo, ho fatto riferimento prima alla Sapienza. Noi abbiamo il saluto il sindaco Landella e il governatore della regione Puglia Emiliano, ci hanno raggiunto, vi avevo assicurato che ci avrebbero raggiunto dopo l'incontro in prefettura. Solo per sintetizzare, siamo qui perché è una 3 giorni in cui l'università si confronta al suo interno ma anche con gli attori sociali, economici, istituzionali del territorio per programmare sul lungo periodo, certo 6 anni non sono 30 anni, però comunque già qualcuno che pensa a programmare non soltanto al presente è a mio avviso un elemento positivo. Io nell'introduzione ho detto che è un'occasione anche per gli altri soggetti questa di, come dire, di progettare insieme, perché l'università con questa iniziativa abbandona questa idea passatista, no? I baroni che ti dicono come devi fare, invece chiamano il territorio per dire, per invitarli coralmente a discutere. E credo che il presidente Emiliano debba andare a Barletta per la manifestazione della protezione civile, quindi il sindaco cede molto molto volentieri, perché anche il sindaco faceva pressioni, la parola al presidente Emiliano, che ringrazio per essere qui con noi. Grazie. Prego. Davvero grazie per l'invito e il mio saluto e auguri di buon lavoro al Rettore. Noi ci siamo già incontrati, ma è la prima volta credo che ci incontriamo nella sua sede e nella pienezza dei suoi poteri. È chiaro che la pianificazione strategica delle azioni, saluto il suo predecessore che non avevo visto e anche l'altro, quindi davvero è un momento anche di incontro e di amicizia che è estremamente importante. Io ho sempre sostenuto, ed è la ragione per la quale ci tenevo nonostante una giornata impossibile ad essere qui, le relazioni umane tra le persone sono fondamentali per la riuscita di qualunque impresa. Poi un piano strategico può anche non essere perfetto, ma se convince tutti e se queste persone tra di loro collaborano, viene meglio di un piano strategico perfetto dove nessuno è convinto di quello che fa e dove il conflitto regna sovrano. E naturalmente per arrivare alla concordia le virtù umane sono quelle comuni insegnate dai genitori, dalla letteratura, dalla filosofia, sono quelle che servono a fare in modo che un gruppo di lavoro produca un risultato importante. Io sono venuto qua soprattutto a dirvi una cosa, che la Regione Puglia con il suo apparato tuttologo, perché noi ci occupiamo di tutto, è a disposizione di ogni attività che l'Università di Foggia intenderà realizzare, sia dal punto di vista formativo, perché un piano strategico, vi sembrerà strano, è un'occasione di formazione incredibile. Io ho imparato a fare il sindaco iniziando la procedura del piano strategico di Bari, addirittura prima della elezione, attraverso qualcuno forse
se lo ricorderà, una serie di riunioni in un cinema poi dismesso, che adesso stiamo rimettendo a posto, il Kursaal Santa Lucia, dove convocammo in piena campagna elettorale 12 forum programmatici. Ovviamente i professionisti della politica me ne dissero di tutti i colori: dissero, tu sei matto, noi dobbiamo girare, dobbiamo scambiarci diciamo ben altro che idee. E invece io dissi: guardate, io il sindaco non lo so fare, vengo dalla società civile, sono una persona arrivata qui neanche bene sapendo perché, come capita quando si arriva alla politica in questa, ma ero già abbastanza avanti negli anni. E costruendo la pianificazione strategica con 500-600 persone ogni volta nelle varie settori, poi addirittura investimmo 5 milioni di euro sul piano strategico della città di Bari utilizzando i fondi europei, costituimmo un comitato scientifico di prim'ordine dove c'erano esponenti di grandissimo rilievo in tutti i settori. Insomma, quando uno dice: ma com'è possibile che in 15 anni Scippolandia, perché questo era il soprannome di Bari, sia diventata la quinta meta imperdibile del turismo internazionale? Non c'era niente di particolare a Bari, credetemi, era pure lontana, era una città come tante altre. E in poco tempo, pianificando le azioni e costruendo una coesione che consente a ciascun attore, perché nessun attore ha in mano la golden share del cambiamento. Il cambiamento o è totale, uno dei motivi per i quali la pianificazione strategica è così importante è che è una scienza militare, di origine militare, è fondata sulla previsione del futuro. C'è proprio una scienza che si chiama futurologia, che tende a immaginare i vari scenari possibili e poi ad avere una soluzione, una interpretazione per ciascuno degli scenari che si possono verificare. Credetemi, è un fatto statistico. Se voi individuate 10 possibili evoluzioni della stessa vicenda, è molto probabile che almeno una delle 10 la azzeccate. E se avete studiato ogni scenario in modo tale da avere la contromossa, più o meno siete preparati, e questo non colpisce e non toglie nulla alla vostra fantasia e creatività e all'improvvisazione dell'ultimo secondo. Anzi, i grandi strateghi dicono che più hai pianificato e meglio hai pianificato una battaglia, più l'atto di genio dell'ultimo secondo ha efficacia, perché non mira a sostituire l'insieme delle cose che non hai fatto prima. Un po' come negli studenti, quelli geniali pensano di poter andare all'esame senza aver studiato, senza sapere che in molti casi si può peggiorare la situazione, perché se il genio è privo di gambe, il professore avvezzo a questo genere di situazioni lo scopre e qualche volta lo punisce, secondo me, anche con l'intento educativo di fare in modo che chi dispone di grandi qualità le utilizzi fino in fondo. Insomma, per chiuderle e non farla lunga, io credo che questa sia una mossa importante, strategica appunto, sia una di quelle cose che consentirà all'intera città, avete detto bene, di crescere e di costruire una mentalità. Aggiungo che appena eletto sindaco portai a lezione l'intera giunta al Politecnico di Bari, si chiamava Lezioni in Comune. Ovviamente potete immaginare, io ero circondato da politici, professionisti, tutti bravissimi, che quando gli dissi che stavamo andando a imparare a fare politica mi volevano strozzare, perché dicevano: questo al massimo può valere per te, ma io sto qua da 30 anni, che cosa ho mai più da imparare? Devo dire che questa cosa succede anche tra gli accademici, che sono convinti di non avere più niente da imparare, quindi la provocazione del nuovo corso dell'università è forte, ma va accettata con cordialità, con umiltà. In realtà in queste lezioni noi ci rendemmo conto che presupporre di avere capito tutto è l'inizio della catastrofe, e che viceversa essere sempre vigili, attenti, in ascolto, ma ovviamente non un ascolto passivo che mira, come diciamo noi, a prendere per fesso, perché quello non è un ascolto utile, quello fa innervosire ancora di più l'interlocutore. No, un ascolto attivo che si trasforma immediatamente in piccole o grandi azioni,
perché tutto è indispensabile, anche le piccole azioni, anche semplicemente sistemare un luogo, fare in modo che quel luogo sia più accogliente. Può sembrare una banalità e può sembrare un'azione non strategica, ma non è così, perché bellezza, ordine, idee chiare, sistemazione dei luoghi dove la vita universitaria e non, anche perché Foggia sembra fatta apposta per diventare una città universitaria, nel senso è una città che... che innanzitutto è al centro di una serie di luoghi storici strepitosi, che non è facile trovare tutti insieme tracce di civiltà fantastiche che hanno attraversato questa terra, che l'hanno collegata al resto del mondo, a vicende che arrivano praticamente ovunque nella storia, ma soprattutto perché è uno di quei luoghi che a questa impostazione potrebbe attribuire un'importanza ancora maggiore, perché uscirebbe dal suo cliché di città dedita al lavoro duro e basta. Invece, secondo me, Foggia ha prospettive che vanno ben oltre la sua capacità di sacrificio, nota ovunque, devo dire, e che sono invece tipiche di quei luoghi dove il mancato riconoscimento ingiusto può determinare quel pizzico di rabbia che attraverso una buona programmazione può cambiare il destino della città, perché il destino individuale non cambia se non cambia assieme al destino di tutti gli altri. Quindi il mio augurio e la mia disponibilità è a costruire questo processo. Peraltro la cosa capita giusta, come si dice, perché la Regione Puglia sta facendo la stessa cosa. È un'operazione titanica fare il piano strategico della Regione Puglia. Noi l'abbiamo iniziato un paio d'anni fa. È chiaro che le università sono un punto di riferimento fondamentale della pianificazione strategica e soprattutto nel mix tra tecnica, cioè tra facoltà tecniche, scientifiche e umanistiche, perché mi raccomando, tenetele insieme le due cose. Non esiste minimamente nessuna possibilità di scindere l'identità dalla tecnica che si adopererà in futuro, in nessuna materia. Se ci riflettete, tutto quello che di bello abbiamo attorno a questa città e dentro questa città viene dalla capacità che abbiamo avuto in passato di tenere insieme poesia e tecnologia, approfondimento delle scienze umane ed economia. Quando questo equilibrio si realizza c'è un progresso, direi anche demografico, perché vi ricordo che dobbiamo trovare la maniera di creare, forse più che un nuovo partito che tutti cercano anche attraverso, diciamo, idee molto carine ma che insomma non sono così semplici da realizzare, forse più che di un partito noi abbiamo bisogno di attribuire al nostro pensiero le caratteristiche del partito Speranza, cioè ricominciare a pensare che noi non siamo l'ultimo luogo della terra. C'è un'idea in Italia, in particolare in alcune zone dell'Italia, in cui si pensa che improvvisamente siamo diventati il posto più infelice e inospitale del mondo. Non è così. Foggia non è affatto inospitale. Foggia è una città cordiale. Certo, le devi parlare sinceramente, devi, come è capitato nelle periferie più difficili, di andare a parlare con me, al sindaco, parlare con una lingua dritta, dire una cosa e poi farla. Quelle banalità che costruiscono buoni rapporti. Un piano strategico è anche una stretta di mano tra di noi per prendere impegni da mantenere in maniera indefettibile. Auguri e buon lavoro. Grazie. Grazie al governatore Emiliano. Grazie. C'è un'opera, governatore, di Joseph Beuys, uno dei più grandi artisti del mondo, che si chiama Prendi Foggia sul serio, e poi un'altra opera che si chiama I Foggiani sono gente seria, quindi le ha intitolate così, quindi guardi, di Beuys. Va bene, grazie, grazie ancora. Il sindaco Landella, così completiamo velocemente questa. Vai. Grazie, buonasera a tutti. Purtroppo anticipo che devo lasciare tempestivamente
questo luogo per recarmi a Roma presso il Ministero, quindi il ruolo istituzionale purtroppo non mi consente di essere presente a questi tre giorni. E saluto il tavolo della Presidenza, il magnifico Rettore, che gli auguro buon lavoro, e se il buongiorno si vede al mattino, penso che pianificare e programmare consente di guardare con ottimismo al futuro, perché senza una pianificazione e senza una programmazione non si può costruire un modello e un'idea di sviluppo. E quindi complimenti per questa pianificazione, per questa iniziativa che deve rappresentare non solo un modello dove tutti ci dobbiamo ancorare e dobbiamo creare quelle sinergie, così come abbiamo sempre condiviso con l'università, e in continuità con l'operato del già magnifico Rettore Maurizio Ricci, che lo ringrazio per aver portato, così come ringrazio anche i suoi predecessori, vedo qui Giuliano Volpe, ma anche il primo Rettore Antonio Muscio. Penso che c'è stata in questi anni un attivismo, e l'attivismo è partito dalle istituzioni. Io ancora ieri fatto i conti dal punto di vista finanziario con qualche situazione pregressa, perché abbiamo acquistato l'immobile di Via Arpi dagli ospedali e che abbiamo fatto fatica a pagare e a riconoscere allo stesso Policlinico di Foggia, proprio perché noi dobbiamo mettere a disposizione tutte le possibilità finanziarie, anche se il Comune di Foggia ben sapete che vive una situazione drammatica dal punto di vista finanziario, in predisesso finanziario, ma penso che può essere superato da una architettura strategica per creare quei nuovi contenitori che possiamo mettere a disposizione dell'Università di Foggia, perché una Università di Foggia che è il fiore all'occhiello di questa città, dove da foggiano, da cittadino foggiano innanzitutto, sono orgoglioso di avere l'università che ha un consenso, ma soprattutto ha un riconoscimento pubblico per i risultati che è riuscito ad ottenere. Penso che dobbiamo continuare in questa strategia, perché non solo l'università è un'opportunità per i giovani, è una contaminazione culturale che può migliorare la qualità della vita e può migliorare anche una prospettiva di vita e di lavoro e di creare nuove condizioni di lavoro, ma penso che l'università con una visione economica, e considerato che grazie all'università vengono qui studenti dalla provincia, e anche una propensione al consumo che fa aumentare di fatto il prodotto interno lordo, quindi anche sotto questo aspetto una crescita dell'università può favorire anche una crescita del prodotto interno lordo. Dico questo perché dobbiamo avviare una sinergia con l'università per creare quel meccanismo dove senza soldi noi possiamo, così come ho già prospettato e chiedo un aiuto, considerato che non ho una dotazione organica sostenibile per un comune di 160.000 abitanti, ho solo 4 dirigenti, di cui uno è il segretario comunale, l'altro è il comandante della polizia locale, mi restano 2 dirigenti, uno all'area tecnica con una serie di servizi e l'altra all'area finanziaria. La sinergia che voglio creare per cercare di utilizzare alcuni contenitori e mettere a disposizione per l'università è attraverso una procedura espropriativa, dove noi andiamo a raggiungere 2 obiettivi. Il primo obiettivo, che è quello che eliminiamo dei detrattori della qualità della vita, dei contenitori che vivono anche al centro e che per speculazione edilizia o paventata speculazione edilizia e impossibilità economica di alcuni proprietari, noi abbiamo degli scempi, dei detrattori della qualità della vita che possono essere riconvertiti
riconvertiti con procedure espropriative attraverso l'utilizzo del meccanismo della pubblica utilità e messi a disposizione dell'università. Questa è una strategia che penso che dobbiamo inventarci, perché non avendo risorse penso che sia una strategia che possa coniugare una pianificazione urbanistica, una pianificazione che guarda a eliminare quei contenitori che sono detrattori della qualità della vita e rilanciare in una riqualificazione dell'assetto urbano, dove Foggia ha l'ambizione di diventare, così come già lo è, ma di potenziare eventualmente quella visione di offerta formativa universitaria, per farla diventare realmente uno dei luoghi dove i progetti di Erasmus possono guardare con favore, visto anche la collocazione e la geografia di Foggia, un punto di riferimento e un luogo dove poter accrescere questa formazione e acquistare anche una possibilità di far venire studenti da tutta l'Europa. Quindi una città, una cittadella, una grande cittadella dell'università che può diventare anche una opportunità economica e per il rilancio economico di questo territorio, perché noi abbiamo, è vero, una serie di potenzialità nel settore agroalimentare, ma penso che Foggia può avere tutte le carte in regola per essere anche una città attrattiva dal punto di vista turistico, di essere un punto centrale di riferimento per poi raggiungere mete sia marittime che mete religiose. Quindi noi auspichiamo che questa sinergia con una messa a disposizione di personale adeguato e strutturato, così come lo detiene l'università, per creare questa architettura urbanistica che può far crescere l'università, ma può far crescere soprattutto la città di Foggia. Quindi io vi auguro buon lavoro e vi ringrazio per i risultati che avete ottenuto e vi ringrazio per dare un'opportunità a un territorio difficile dove il settore, il segmento culturale può diventare realmente un fattore attrattivo e un fattore che possa rilanciare la città di Foggia e i cittadini di Foggia. Grazie e buon lavoro. Grazie. Grazie al sindaco. Io devo dire, da quello che ho capito, c'è qualche riferimento, non l'ho esplicitato, ma c'è qualche riferimento, credo, sia al Cineteatro Garibaldi che al Palazzo Trifiletti. Palazzo Trifiletti ha uno scalone vanvitelliano. Sono andato così. E questo, come dire, completerebbe una politica che viene da molto lontano di recupero degli edifici, no? L'ex maternità, l'ex ospedale. Questo, il Dipartimento di Giurisprudenza, la prima storica sede dell'Università di Foggia, l'ex tribunale, la struttura originaria di Agraria su via Napoli, e che, come dire, corona anche il sogno di una persona che non c'è più, che era il professor Leonardo Benevolo, che nel 1990, quando qui si scatenò l'idea del campus, ovviamente con consumo di suolo, disse: guardate, recuperate gli edifici, fate l'università diffusa, ce ne sarà soltanto una ricaduta positiva. E così è stato, perché poi la città si spaccò in due, ma vinse quella che aveva questa idea, e fu l'idea vincente. Riprendiamo con i nostri interventi. Il professor Ettore Felisatti, che arriva da Padova, dall'Università di Padova, coordinatore del gruppo di lavoro Quark Anvur, interviene sulla promozione e valorizzazione delle competenze didattiche del docente universitario. Grazie professore per essere qui. Prego. Beh, innanzitutto devo ringraziare il magnifico rettore Pierpaolo Limone per l'invito e la comunità accademica foggiana che mi permette di essere qui con voi e di poter dare un contributo a queste bellissime tre giornate che avete impostato. E vorrei innanzitutto rilevare che l'operazione che state facendo è un'operazione bottom up,
che nell'esperienza universitaria italiana è abbastanza misconosciuta. Si sta operando cercando di mettere a profitto quelle che sono le risorse presenti negli Atenei, cosa che generalmente, ripeto, non viene valorizzata o comunque non è certamente un processo abitudinario per l'esperienza universitaria. A me è stato dato il compito di parlare di didattica e di docenza universitaria in 8 minuti, pochissimi, spero di riuscire a dare qualche contributo che possa essere utile per queste 3 giornate. E la necessità mia è innanzitutto di storicizzare quello che sto dicendo e, come il collega Mancini, rendo evidente quello che negli ultimi 20 anni si è fatto a livello di didattica nel panorama universitario italiano. Negli ultimi 20 anni credo che il processo di Bologna sia l'elemento più importante che ha investito tutta la didattica a livello italiano, europeo e direi anche mondiale. E l'Italia ha affrontato questa questione soprattutto ponendosi il problema della riorganizzazione dei corsi di studio, dei curricoli, per costruire quello che era lo spazio europeo dell'educazione superiore, e poi ha sviluppato un lavoro che riguarda le strategie per comprendere e soprattutto monitorare la qualità della didattica attraverso l'istituzione del sistema di valutazione a livello universitario con l'AMVUR al centro, ed è stata un'operazione che ha coinvolto pienamente tutti gli Atenei, ma che fondamentalmente è stata realizzata anche questa a livello di vertice, cioè la comunità non si è resa conto che il processo di Bologna ha 20 anni, la comunità italiana. Se andiamo in Spagna, per esempio, solo per prendere uno dei paesi europei, possiamo scoprire che non c'è un docente che non sappia qual è il senso del processo di Bologna. E il senso primario del processo di Bologna sta soprattutto in una nuova idea di apprendimento che pone al centro lo studente. E questo è un elemento che in Italia non è ancora presente. Anzi, ce ne stiamo accorgendo oggi che la didattica ha come fulcro centrale la dimensione dell'apprendimento dello studente. Continuiamo a fare didattica pensando che invece sia l'esperienza di insegnamento la cosa più importante che si può fare. Sicuramente a noi spetta il compito di fare una lezione, una didattica che sia sicuramente ben fatta, ma il problema è se la didattica riesce ad arrivare a modificare i processi di apprendimento degli studenti. E qui la questione di fondo è che tipo di docente abbiamo in termini di didattica, di competenze didattiche. Direi che noi siamo formati in ricerca, sicuramente. Ha ragione Mancini quando dice l'ASN ha troppo peso all'interno di quelle che sono le prospettive di sviluppo degli Atenei, ma io devo dire che la didattica ha troppo poco peso per quelle che sono invece le esigenze di un Ateneo che voglia essere presente. E la questione di fondo sta proprio qui, nel rapporto fra didattica e ricerca. E a livello internazionale, se noi andiamo a vedere la dimensione europea, scopriamo che uno dei primi fattori che pone in luce è proprio quello del riequilibrio fra didattica e ricerca, e direi che in Italia non siamo ancora riusciti ad integrare questi due aspetti. Il problema non è abbassare la ricerca, ma è innalzare la didattica. Non c'è un grande Ateneo a livello mondiale e a livello europeo che non abbia investito in un Teaching Learning Center, cioè in un centro che promuova la qualità della docenza universitaria, perché nel nostro percorso di comprensione del processo di Bologna abbiamo fatto sì la riorganizzazione dei percorsi, abbiamo fatto i processi di valutazione, ma ci siamo dimenticati che la vera didattica la fa il docente in aula nel rapporto diretto con gli studenti. E se tu non tocchi questo punto non avrai mai qualità a livello didattico. Sembra lapalissiano e chiarissimo, però non ce ne siamo ancora resi conto. E qui la questione è la questione di fondo che ci dobbiamo porre nel momento in cui vogliamo costruire una vision a livello di Ateneo, è effettivamente un riequilibrio su questo piano fra ricerca e didattica. Ma il problema è anche che la ricerca ha un percorso di formazione che la didattica non ha.
La ricerca ha un processo di valutazione che porta il docente ad essere docente universitario. La didattica ha un percorso di valutazione che non ha nessun effetto, o almeno ha qualche effetto forse, ma non certamente determinante. Diventa oggi uno spreco di risorse, perché è un non senso mettere in piedi un sistema di questo genere quando a livello di docenza non ha un effetto effettivo su quella che è la qualità dell'apprendimento dei nostri studenti. Ma la questione va vista quindi in termini di quale idea ha, quale vision ha un ateneo rispetto alla qualità professionale dei docenti universitari rispetto alla didattica. E qui bisogna dire che è quanto mai necessario pensare che un docente debba avere competenze di progettazione, di conduzione e di valutazione dell'attività didattica. Certo che le ha, lo possiamo dire, sicuramente le ha, ma rispetto a quale didattica? Perché il nodo di fondo oggi è che la didattica non è più quella di un tempo, cioè vale a dire, ha la capacità oggi un docente italiano, uno qualsiasi, certamente di pensare ad un progetto rispetto al proprio insegnamento, di pensare a come far bene una lezione didattica e di pensare di fare una buona valutazione finale dei propri studenti. Ma oggi noi sappiamo benissimo che i nostri studenti non sono più gli stessi. Oggi c'è una dimensione tecnologica che ha rivoluzionato la cultura. Non possiamo più pensare di usare tecniche e strategie che facciano riferimento ad una cultura di 20 anni fa. I nostri studenti vanno percepiti in questa logica come una risorsa, perché loro hanno la capacità di dare un contributo nel costruire una buona didattica. Loro sono i nativi digitali. Noi stiamo tentando di ricostruire un percorso che purtroppo non abbiamo avuto la fortuna di vivere direttamente. E quindi gli studenti a livello europeo vengono visti come partner necessari nello sviluppo di una buona attività didattica. E un ateneo, quando fa formazione, deve pensare che sviluppa la capacità del docente di costruire una relazione proficua con i propri studenti, perché qui sta il processo di apprendimento dello studente. Oggi il problema non è imparare ciò che il docente ci dice, e mi metto dal punto di vista dello studente, ma costruire la capacità negli studenti di creare la propria conoscenza. Perché oggi, se leghiamo i nostri studenti alle informazioni presenti, non facciamo altro che non dar loro la possibilità di aggiornarsi costantemente. Quindi il problema di fondo di oggi della didattica e dell'apprendimento è costruire nei nostri studenti la capacità di apprendere ad apprendere. Questo è il vero problema, e non possiamo legare il nostro apprendimento a quelle che sono le conoscenze che noi possiamo offrire attraverso una lezione frontale. Certo, all'ateneo spetta un grandissimo compito, bisogna dire, spetta un grandissimo compito, perché è il compito di modificare la qualità della docenza in relazione ad una modifica già presente della qualità della didattica. E questo obiettivo è un obiettivo che richiede all'ateneo un investimento forte, anche perché bisogna rendersi conto che quando si fa ricerca, sicuramente si hanno alti livelli di ricerca in un ateneo, il prestigio dell'ateneo è sicuramente importante, ma se un ateneo non fa buona didattica non è riconosciuto pubblicamente come un buon ateneo. Io provengo dall'Università di Padova. L'Università di Padova ha grandi livelli di ricerca e a livello di comunità sicuramente abbiamo un prestigio enorme, ma se non avessimo una buona didattica non saremmo in grado di essere percepiti adeguatamente dal territorio e dalla comunità nazionale come una grande università. Saremmo probabilmente un grande centro di ricerca, non saremmo una grande università. La questione di fondo è che oggi la buona didattica non è vero che non si faccia in Italia. In Italia si fa una buona didattica, ma isolata sul singolo docente. Ogni singolo docente tende a fare una buona didattica. Qualcuno arriva ad esiti eccellenti, ma la vera questione che noi abbiamo è che non riusciamo a mostrare le qualità che abbiamo. Il mondo anglosassone ha reti enormi
per fare in modo che un docente mostri la sua didattica. In Italia ognuno di noi è costretto a tenerla dentro alla sua esperienza d'aula, con i propri studenti. Non è questo un modo per potenziare la didattica. La sfida che io vorrei porre a questo Ateneo è quello di costruire reti che possono far emergere la qualità della docenza a livello foggiano, perché c'è in tutta Italia la qualità della docenza. Reti che facciano emergere la qualità e che considerino la formazione non tanto come qualcosa che occorre insegnare ai propri docenti, ma come qualcosa che i docenti devono mettere insieme, perché noi siamo esperti della didattica, siamo ricercatori della didattica, anche se pensiamo di non esserlo. E se mettiamo insieme quello che di meglio abbiamo fatto, siamo nella condizione migliore di mostrare la didattica e di fare formazione insieme con i colleghi. Credo che ci aspetti un percorso che ho individuato su tre punti. Certo, c'è bisogno di training, sicuramente, per i docenti universitari, nella logica che ho detto, non di qualcuno che insegna, ma di una comunità che mette in gioco le sue capacità e le sue risorse, con qualcuno che l'aiuta, probabilmente, che ne sa un po' di più di queste cose. Sicuramente un lavoro di training va fatto, ma c'è un lavoro di apprezzamento che noi dobbiamo fare, che un Ateneo, se vuole avere una vision sulla didattica, deve mettere in campo. Occorre apprezzarla, la buona didattica, perché il messaggio all'esterno è che se tu apprezzi una buona didattica vuoi che i tuoi docenti facciano una buona didattica. E la terza questione è l'innovation, l'innovazione. Noi dobbiamo fare formazione non tanto per fare formazione e qualificare i docenti, ma per innovare la didattica e dare dei livelli di qualità. Il che significa che dovremmo procedere nel pensare alla didattica come qualcosa che si costruisce progressivamente in relazione con i problemi che incontra. Io vi ringrazio per questo e vi auguro di proseguire magnificamente nel vostro percorso. Grazie professor Pizzatti, questo importantissimo contributo. Professor Emanuele Marconi, coordinatore della Commissione Permanente del Consule Politiche per la Valutazione della Qualità e l'Internazionalizzazione della Ricerca, e interviene appunto sulle politiche universitarie sulla ricerca. Prego. Ringrazio il magnifico rettore per questo invito che mi consente di tornare in questo Ateneo, dove già sono venuto anche in altre precedenti occasioni, e colgo anche questo importante evento, insomma, di programmazione strategica di questo Ateneo, dove ho già avuto modo di verificare con il passaggio delle consegne, non ero presente, ma ho verificato i PowerPoint che sono stati presentati dal rettore uscente e il rettore entrante, che dimostrano una notevole vivacità e conseguimento di importanti obiettivi, a cui segue poi questa programmazione strategica, questo momento di riflessione che ritengo importantissimo per tutte le sedi universitarie. Diciamo, il mio intervento è soprattutto come componente del CUN in qualità di coordinatore della Commissione Ricerca del CUN, e quindi do qualche contributo soprattutto sull'aspetto della ricerca, che comunque non va separato dalla didattica, perché l'università è tale perché c'è questo stretto connubio tra ricerca e didattica, quindi non deve prevalere né l'una né l'altra, ma devono percorrere insieme per raggiungere un obiettivo e differenziare l'università da altre situazioni. Nella commissione CUN ricerca, insomma, io sono insieme anche al professor Maurizio Quinto di questo Ateneo, e quindi stiamo lavorando per cercare di mettere a fuoco, di valutare, di esprimere pareri, di dare contributi su tutto il sistema della ricerca accademica. Per quanto riguarda qualche altra cosa, io provengo dall'università, dall'Ateneo del Molise, che quindi è un Ateneo molto vicino anche territorialmente
anche come dimensioni, e sono stato preside della facoltà di agraria e direttore del dipartimento di agraria, quindi dissento un po' dal professor Mancini che parlava, diciamo, di questa effervescenza delle facoltà di agraria, che sì, sicuramente sono effervescenti, ma secondo me danno un grosso impulso agli atenei e in particolare ai tre atenei che ho citato in questo momento, l'Università del Molise, l'Università di Foggia e anche l'Università della Tuscia, per cui io lo vedrei in questo aspetto, e come direttore e preside della facoltà d'agraria, che è sicuramente vivace, mi ha insegnato molto, e anche gestire colleghi effervescenti ti mette nella condizione di imparare molto e di crescere molto, cosa che in altre, forse in altre realtà avrei potuto fare meno bene. Per quanto riguarda la commissione ricerca, sicuramente adesso è un momento abbastanza pieno di azione, di attività. Abbiamo avuto il bando sulla VQR, a cui dovrà il decreto sulle linee guida della prossima VQR, che sicuramente sarà da valutare molto bene, perché c'ha molte novità rispetto a quello precedente, a cui dovrà seguire a breve da parte dell'ANVUR l'emanazione del bando, e dove si potrà comprendere meglio l'applicazione di alcuni indirizzi indicati nel decreto delle linee guida. C'è anche in preparazione il decreto dell'ARRIP, quindi l'Anagrafe Nazionale per i Prodotti della Ricerca dei Docenti Universitari, e c'è anche in ballo l'Agenzia Nazionale della Ricerca. Quindi grossi cambiamenti, e bisogna vedere che cosa succederà. Il CUN e la Commissione in primis, e poi tutta l'Aula poi successivamente, ha espresso alcuni pareri in tal senso, ne sta predisponendo degli altri, sta insomma interagendo anche con le altre agenzie e entità ministeriali per cercare, diciamo, di correggere eventuali distorsioni che decreti in essere o anche quelli in divenire stanno predisponendo. Per cui anche su questo ritengo fondamentale che ci sia una sintonia totale tra tutto il sistema accademico, quindi tra il CUN, e questo è sicuramente da parte mia e da parte della Commissione una richiesta che facciamo sempre al Presidente, al CUN, ma di estendere a tutto il sistema universitario, quindi coinvolgere la CRUI, e tutti i rettori, coinvolgere l'ANVUR, coinvolgere il Ministero, con sia il Ministro che anche il Capo Dipartimento, che in molti casi siamo tutti docenti universitari e provengono dallo stesso sistema, e molte volte però si va in conflitto, quando si dovrebbe non andare in conflitto ma lavorare tutti insieme per raggiungere l'obiettivo. Quindi io auspico questa sinergia tra tutte queste entità, che non devono lavorare in conflitto o essere in contrapposizione, perché noi tutti lavoriamo per il miglioramento del sistema accademico, sia della ricerca che della didattica, per cui secondo me questa è la fase più importante. Quindi chiedo al magnifico rettore di farsi parte attiva in CRUI per rendere questa sinergia con il CUN, ma anche con l'ANVUR e con il Ministero stesso, di lavorare sui provvedimenti che sono in preparazione, in emanazione, preventivamente alla loro uscita, in maniera tale da poter incidere maggiormente, perché una volta che il provvedimento è stato predisposto diventa molto più difficile correggerlo. Poi ognuno si assume le proprie responsabilità, ma l'importante, come si sta facendo in questo momento, discuterne prima, poi sulla base di quello che si è discusso ognuno esprime alcune considerazioni, poi sarà o il Ministero, o l'ANVUR, o il CUN, o la CRUI a prendere le decisioni che spettano a ciascuno di questi organi. Quindi è fondamentale fare questa sinergia, altrimenti non andiamo assolutamente a dama. Per quanto riguarda quindi la nuova VQR, insomma, è uscito le linee guida di questo decreto, e pongono insomma varie problematiche rispetto a quello precedente. Uno sicuramente è l'open access, che sta creando nella comunità scientifica, sia bibliometrica che non bibliometrica, un po' di effervescenza, perché non è ancora chiaro quale sarà
la linea, ossia l'entità di questo open access, però su questo anche la CRUI potrebbe dare un grosso contributo, visto che ha un gruppo di lavoro che ci lavora da tanto tempo sull'open access. Però ecco, renderlo diciamo obbligatorio retroattivamente lascia qualche perplessità, quindi si dovrà trovare qualche via d'uscita per evitare di entrare poi in conflitto, di non poter prendere in considerazione gran parte dei prodotti della ricerca di Ateneo. Un altro tema che sarà sicuramente importante è quello della terza missione, che entra in questa valutazione la VQR in maniera ormai definitiva. L'altra volta era un esercizio che non poi incideva, ma adesso sarà anche preso in considerazione. Quindi la terza missione si lega anche all'università e territorio, perché uno degli aspetti della terza missione è quello di trasferire i risultati della ricerca, queste azioni soprattutto verso il territorio, e l'università ha anche questo compito. Il problema è che anche qua il docente universitario, oltre a fare didattica, a fare ricerca, dovrebbe fare anche terza missione. Io, nel senso, più di 24 ore al giorno, il sabato e la domenica, non so più che cosa fare. Quindi bisognerà che ci sia un supporto al docente universitario dal punto di vista anche per poter gestire sia gli aspetti della didattica, nella gestione della didattica, come si diceva prima, sia per la ricerca, istruire sia la progettazione, la rendicontazione di progetti, e anche nella diffusione dei risultati, perché il professore universitario diciamo è ancora uno e non riesce a essere trino, perlomeno io ho ancora difficoltà, anche se qua abbiamo Padre Pio che può, insomma, nelle nostre aree può aleggiare e permettere di raggiungere qualche ulteriore obiettivo. Quindi sicuramente questi sono aspetti importanti. E l'altra cosa che diceva anche il già magnifico rettore Mancini, presidente CRUI e poi anche capo dipartimento, è quello, insomma, che abbiamo sia la SN che ha dei problemi gravissimi, riconosco, sull'FFO quota premiale non condivido completamente, ma perché secondo me la quota premiale dovrebbe essere premiale, aggiuntiva, se non è aggiuntiva non è quota premiale. Quindi il problema nasce da uno scarso finanziamento al sistema universitario, per cui è inutile fare norme su norme, modifiche, aggiornamenti della normativa, ma se mancano i finanziamenti non funziona nessuna norma, né per il reclutamento, né per il precariato, né per la ricerca, né per la VQR. Il problema è quello. Quindi se noi facciamo tutti il sistema per cercare di ottimizzare e migliorare anche la quota di finanziamento, sicuramente anche la normativa poi ci darà una mano, perché fare norma senza finanziamenti, normative senza finanziamenti, il risultato non si raggiunge. Ultima cosa, come commissione CUN e come attività del CUN, noi sul sito del CUN vengono prodotti tutti i nostri pareri, mozioni, che quindi invito tutti coloro che sono interessati a vedere l'attività del CUN e anche su argomenti assolutamente cogenti, può informarsi sul sito del CUN, e anche poi rappresentanti di ogni area so che inviano comunque un resoconto delle varie adunanze. Adesso la settimana prossima l'occasione di facciamo i 40 anni del CUN, che è nato nel 1979, quindi il 18 abbiamo questo evento organizzato per i 40 anni del CUN, dove oltre a essere presente il ministro e anche diciamo già presidenti del CUN o vicepresidenti quando ancora era il ministro che presiedeva quest'organo, ci saranno degli interventi, insomma, dei principali attori del sistema dell'università, quindi la CRUI, l'ANVUR e altre istituzioni di questo genere. Quindi sarà un momento importante da cui ripartire, quello che vogliamo fare come CUN, per andare con maggiore sintonia con tutti gli altri organi che stanno che gestiscono il sistema universitario, o per la valutazione o per la predisposizione di documenti, in maniera tale da insomma, fare questo salto di qualità, perché tutti insieme secondo me riusciamo a raggiungere gli obiettivi che invece in ordine sparso ci sono molte criticità ancora in atto.
vi ringrazio ancora per questo invito e quindi sicuramente ci sarà modo per riaggiornarci e vedere gli ulteriori progressi che come Ateneo di Foggia farete nei prossimi anni. Grazie. Grazie professor Marconi. Concludiamo questa parte con l'intervento di Antonio Pellicano, non c'è? Eccolo. Presidente del Consiglio degli Studenti dell'Università di Foggia, quindi una componente importantissima. Prego Pellicano. Allora, innanzitutto saluto tutti i presenti, il magnifico rettore e tutti i direttori di dipartimento. Ho colto con piacere questo invito. Oggi sono qui nelle vesti di Presidente del Consiglio degli Studenti proprio per portare la voce di tutti gli studenti. Nelle giornate di domani e dopodomani saremo impegnati nei cosiddetti tavoli tecnici. Abbiamo raccolto in questi giorni tutte le perplessità, problematiche, istanze proprio derivanti da tutti gli studenti dei vari dipartimenti, con l'obiettivo proprio di metterle sul piatto, su questi tavoli tecnici, e cercare di arginare quindi quelle problematiche che sono presenti e cercare di portare anche delle strategie, delle proposte migliorative per il futuro. Parto dal titolo di questa iniziativa che condivido pienamente, Università e Territorio. È importante infatti sottolineare, questo l'ho ribadito anche svariate volte, come il lavoro sinergico è indispensabile per il raggiungimento di nuovi traguardi. Ed è importante sottolineare come in questa sede oggi non abbiamo soltanto componente studentesca, componente docenti, personale tecnico-amministrativo, ma anche tutte le forze che agiscono attivamente all'interno del territorio. Quindi è importante che si crei e continui sempre più questa sinergia tra tutte le forze attive della nostra città, proprio perché uno dei numerosi obiettivi del nostro Ateneo, proprio in linea con quella che è la terza missione universitaria, proprio quello di permettere che l'università abbracci, quindi si interfacci con il resto della cittadinanza intera. E vorrei sollevare alcuni spunti che saranno poi successivamente analizzati nelle giornate di domani e dopodomani, proprio con riferimento all'Università di Foggia nello specifico. Ho dato un occhio a un documento relativo proprio che è stato analizzato dal CUN, un documento che però risale al 2017, ed è importante sottolineare come mentre in Italia si è assistito ad un calo delle immatricolazioni, l'Università di Foggia, per l'Università di Foggia si è registrata un'inversione di tendenza. Abbiamo assistito negli ultimi anni ad un incremento notevole delle immatricolazioni e questo è un dato che porta seriamente a riflettere e mi porta ad affermare con orgoglio che probabilmente negli ultimi anni si stanno davvero raggiungendo risultati eccezionali e tutti noi dobbiamo rendercene conto. Questo è stato dato soprattutto grazie all'istituzione di nuovi corsi di studio, basti pensare al corso di scienze investigative, e io sono fermamente convinto che anche con l'istituzione del corso di laurea in lingue e culture straniere si possa raggiungere un'altra fetta di studenti. Un altro problema che affligge in particolare l'Italia, e questo l'ho sottolineato anche durante l'inaugurazione dell'anno accademico, è il problema dell'emigrazione. Molti studenti, soprattutto nel sud Italia, preferiscono continuare il loro percorso magari al nord o comunque al centro Italia. Questa è una problematica che porta a riflettere, ma sono sicuro che attraverso una reale e stringente collaborazione e cooperazione tra gli Atenei, soprattutto settentrionali, si possa intraprendere un cammino che porti sempre di più ad azzerare il divario che separa l'Università del Sud dall'Università del Nord. Magari attuando un programma infrastrutturale conseguente, quindi questo, cercando di individuare delle linee strategiche per azzerare completamente questo divario. Altra cosa su cui vorrei concentrare la mia attenzione, quindi dare ulteriori spunti, è relativo proprio all'idea di università che noi abbiamo e su cui cercheremo di concentrare tutta la nostra attenzione. Si è parlato prima di cittadella universitaria. Io credo che questa sia l'essenza massima del concetto di università. Noi studenti desideriamo davvero una città, un'università che ci faccia rendere assoluti protagonisti. Proprio in questi giorni ne discutevamo della possibilità
di creare degli spazi, individuare degli spazi di aggregazione, di condivisione, proprio con l'obiettivo di far sentire veramente tutti gli studenti, senza alcuna distinzione, parte integrante di questo Ateneo. E io spero che questo messaggio venga accolto e poi successivamente portato all'attenzione di tutti. Come anche per fare altri esempi, abbiamo pensato ad un prolungamento sia degli orari delle biblioteche, ma anche l'istituzione di sale studio, proprio con un prolungamento anche in questo caso dell'orario fino a mezzanotte. Queste sono solo idee che ci sono venute in mente, ma che davvero danno l'idea di un'università vissuta a 360 gradi, che è proprio l'obiettivo che vogliamo raggiungere e portare a termine. E niente, io non ho altro da dire. Ovviamente ringrazio tutti i ragazzi che sono messi a disposizione, che saranno presenti nei tavoli tecnici nelle giornate di domani e dopodomani, e colgo ancora l'occasione per ringraziare per questa idea, e sono sicuro che avrà un successo strepitoso e che sarà riproposta nei prossimi anni. Grazie a tutti. Grazie a Pellicano anche per la visione, fino a mezzanotte mi sembra proprio una visione, però vabbè, comunque è un sogno. Poi sono percorsi che magari non si possono anche perseguire. No, volevo fare solo una piccola riflessione a proposito dell'immatricolazione. Io credo che sia stata molto importante negli anni la fase dell'orientamento, perché aver battuto di più in provincia, di istituti anche della provincia, questi importi. Un attimo, adesso credo che sia stato, come dire, importante. Poi a mio avviso chi decide di andare via da Foggia, da Lecce, dall'Università di Foggia, da Lecce, da Potenza, lo decide a prescindere, cioè, se ha deciso, ha deciso. Si può lavorare molto per trattenere, intanto facendo conoscere l'offerta didattica e formativa, ma bisogna anche lavorare sugli habitat, sui servizi, sui contesti urbani, migliorarli molto. E qui la battaglia è titanica, perché è facile, l'ho già detto altre volte, al netto di tutte le nostre responsabilità, che sono tante, ma è facile vincere, facile, scusate se prendo in prestito uno slogan pubblicitario, ed essere dei primi nelle classifiche della qualità della vita, se lo Stato per te spende 7.600 euro all'anno e per me a Foggia ne spende 1.568. La sicurezza, sanità, scuola e tutto il resto. Quindi il discorso va fatto, è un po' più articolato. Per Foggia, come per Crotone, come per altri centri, come dire, del Mezzogiorno. Quindi c'è un divario di partenza che va colmato. Adesso tutto quello che abbiamo ascoltato viene declinato a livello di dipartimenti. I maschietti sono in netta minoranza rispetto alle donne, quindi è un motivo di prestigio per l'Università di Foggia. Io chiederei al professor Contò, rispetto proprio la scaletta, di avviare questa riflessione. Mi ha detto 3 minuti a testa, però forse cinque, sono 6 interventi. Prego professore. Nel passare il microfono rubo una battuta, non c'è il saluto del direttore generale, della dottoressa Teresa Romei, perché è dovuta scappare per un impegno di famiglia, quindi lo faccio io da parte sua. Il personale oggi doveva essere rappresentato dalla figura di, appunto, del direttore generale, avrà comunque ampio spazio nei tavoli delle prossime giornate, e quindi sicuramente ci sarà modo di interloquire con tutti. Prego, professor Conto. Allora, grazie per avermi onorato del primo intervento, come fatto di età. Anche questo è opinabile, però io sono sempre stato al centro, quindi non voglio pigliarlo. Allora, discorso, in base a quello che abbiamo sentito dagli illustri relatori, anche se
in termini molto concisi, dato i tempi, verte su ciò che noi all'interno dei dipartimenti cerchiamo di sintetizzare. Ricerca, didattica, terza missione e rapporti all'interno dell'Ateneo, per fare in modo che ex pluribus unum, cioè il concetto su cui ruotano tutti gli interventi e ruota la programmazione futura e strategica di un'università, è quella di essere università. L'università è una comunità che nasce, si sviluppa proprio da questa stretta. Io non voglio parlare di sinergia, che è una parola che non mi piace, ma integrazione, fusione, quindi far diventare di più cose un'unica cosa, la ricerca, la didattica e la terza missione. Altrimenti saremmo uno di questi tre enti, o di ricerca, o di didattica, o di mera disseminazione e divulgazione. Fare questo è la missione forse più difficile, cioè all'interno di un ente, all'interno di una istituzione, riuscire a saper integrare queste tre cose e a rapportarsi con il territorio. Quindi oserei dire che la terza missione, che è l'ultima nata, è quella che stranamente può diventare la più strategica, usando questa parola, diventa incarnare l'università, nel nostro caso, nel territorio di Capitanata, e fecondare ed interagire con i territori vicini e con il mondo. L'altra fase importante è l'internazionalizzazione. Quindi la cosa che noi, ciascuno per la propria competenza di tipo settoriale, cioè quando si sembra una contraddizione parlare di settori o di specificità, economia, studi umanistici, medicina, eccetera, ma come in tutte le metodologie, si parte dal singolare per diventare plurale. All'interno di economia che cosa stiamo facendo? Stiamo arrivando ad una buona didattica, con tutti i problemi che il collega di Padova ha illustrato. Io dico, ho apprezzato moltissimo il suo intervento, perché è stato diciamo molto preciso, tant'è che quello, non si offendono gli altri, ho preso più appunti, nel senso che diventare un buon docente e quindi perpetuare questa capacità nelle giovani generazioni di essere non solo buoni maestri ma testimoni, perché di buoni maestri ne abbiamo avuto moltissimi, ma di testimoni, di coloro che riescono a materializzare in sé e quindi a farlo poi traslare nella comunità degli studenti ciò che siamo, ciò che la ricerca è, ciò che viene prima di noi e ciò che dovrà essere dopo di noi, è l'operazione fondamentale di questo piano strategico, cioè riuscire a ricreare all'interno di questa comunità, cioè a ricreare, è come il lievito. Noi dobbiamo diventare il lievito che deve far crescere una società. Essere lievito, essere sale, essere luce, sto facendo chiaramente dei riferimenti a questioni poste da persone molto più autorevoli di me. Quindi essere sale, essere lievito, essere luce per gli altri significa testimoniare e riuscire a ricreare, purtroppo in che cosa?
qui cadiamo. Dobbiamo tradurli in burocratese, dobbiamo tradurli in fatti che debbono a loro volta rispettare e stare dentro delle regole, stare dentro delle linee che ci vengono offerte dai ministeri e dai ministri di turno, stare all'interno di una serie di vincoli che spesso sono posti dall'esterno. E quindi capite bene, questo grande sforzo di creatività, questo grande sforzo di riuscire a catturare l'innovazione del nuovo in regole che spesso risentono del passato. Quindi questo contrasto tra vecchio e nuovo, questo contrasto tra l'essere locale e l'essere globale, questo contrasto tra preferire la didattica alla ricerca o alla terza missione, deve riuscire a essere superato. Quindi il piano strategico, con le linee guida che verranno fuori e con la capacità di saper essere duttili, deve creare e lavorare su una cosa sola: l'integrazione ed i rapporti, cioè dare nome e cognome a questa benedetta integrazione, cioè passare da che cosa dobbiamo fare a un come lo dobbiamo fare, che sia specifico, tipico di Foggia, ma che sia anche globale ed internazionale. Grazie, grazie professor Cantò. La professoressa Isabella Loiodice la professoressa Donatella Curtotti. Vuoi parlare? No. Secondo l'ordine e la scaletta. Ma non vado là e posso? Ah, ok. Sì, intanto ovviamente un saluto in quanto direttore del dipartimento che vi ospita, un saluto e un ringraziamento ai colleghi che mi hanno preceduto, in particolare professore, a lei, professor Felisatti, perché ero arrivata qui, infatti qualcuno mi ha scritto: perché hai questo viso scuro oggi? Molto amareggiata, perché credo, non dico perché ero amareggiata, ma lo capirà, perché credo che quella conferenza di Bologna di quel giugno 99, chi era a quel tavolo non avesse considerato che c'era un nemico, prima di ogni altra cosa, e che è il ricercatore. Credo, cioè, che ognuno di noi, il professore universitario, è stato abituato a fare ricerca, è un ottimo ricercatore, vive di ricerca, ma non, almeno quello italiano, non ancora, non quello italiano e non tutti naturalmente, però credo che la maggior parte non abbiano ancora compreso quanto la didattica sia importante. La conferenza di Bologna parlava di massima occupabilità, tra i vari obiettivi, no? Se non ricordo male, massima occupabilità degli studenti e apprendimento permanente. Credo che questo sia il frutto di una ottima didattica, cioè di un docente che mette la ricerca al servizio dello studente e quindi della formazione, perché a sua volta la formazione deve avere una sola ricaduta, che è nel mondo del lavoro. Questi sono i tre step di un docente universitario, perché da sempre io sento dire, glielo dico, perché lo sapete, scienze investigative è uno dei corsi sicuramente innovativi, più innovativi di questo Ateneo, ma è stata una lotta metterlo su. E è stata una lotta perché ho dovuto far comprendere al docente universitario che bisognava fare una formazione nuova, bisognava creare dei laureati nuovi, dei laureati che fossero formati rispetto alle nuove professioni o a vecchie professioni che però si stanno trasformando. Il mondo digitale ha trasformato ogni cosa e noi siamo tenuti a creare laureati nuovi. Scienze investigative ne è la dimostrazione, abbiamo i nuovi, è una triennale, abbiamo i nuovi laureati da pochissimi mesi, stanno trovando lavoro, quindi in realtà avevamo ragione, abbiamo formato bene, ma perché abbiamo visto un obiettivo formativo nuovo, visto tra l'altro attraverso la ricerca. Quindi io credo che sarà difficile, 20 anni sono passati,
non so dove hanno portato, ma credo che l'obiettivo di questo piano strategico sia nei prossimi 6 anni questo, quello di mettere la nostra ricerca, elevata ricerca, al servizio dello studente. Bisognerà educare, magnifico, i docenti. Credo che questa sia la battaglia, in però sinergia con il territorio, perché il territorio ci deve dire di cosa ha bisogno, di quali laureati ha bisogno, di come devono essere questi nuovi laureati. E il secondo nemico, mi sia consentito, è questo indice di massima occupabilità, perché questo ovviamente noi lo paghiamo caro. Noi formiamo bene, al di là di tutto, credo che siamo bravi nel formare gli studenti e i laureati, non è poi veramente sempre colpa nostra se non trovano un lavoro, è il territorio che da questo punto di vista è fallace. Quindi credo che questo indice, che è sempre più richiesto, le ultime classifiche sui ranking hanno come uno dei primi criteri proprio questo, la massima occupabilità. Beh, qui nel sud probabilmente è uno dei criteri che ci penalizza, nonostante il grosso impegno che oggi dimostriamo di metterci. Grazie. Grazie alla professoressa Curtotti per aver toccato anche un tema molto molto attuale. Infatti, insomma, si sta discutendo del piano Taranto rispetto all'occupazione. Penso che sia necessario proprio aprire una nuova pratica e fare un piano sud, perché nei prossimi credo, secondo lo Svimez, nei prossimi 10 anni altre 5 milioni di persone andranno via dal Mezzogiorno. Quindi capitale umano che magari abbiamo anche formato e che scappa per motivi di lavoro. Il direttore del Dipartimento di Studi Umanistici e Scienze della Formazione, professoressa Isabella Loiodice, prego. Vuoi andare io o vuoi il microfono? No, prego. Allora sì, un saluto a tutti, ovviamente non sono il professor Valerio, ma vi porto i saluti del mio direttore di dipartimento, appunto il professor Valerio, che è occupato in altre attività istituzionali e per cui ha delegato me a rappresentare il dipartimento. E, non per drammatica, ma perché lo sento veramente, io voglio ringraziare il professor Limone, il nostro magnifico rettore, per aver avviato il suo mandato rettorale chiamando a raccolta la comunità accademica e chiedendo pressantemente ed esplicitamente il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità accademica nella progettazione e poi appunto nella gestione del piano strategico di Ateneo. Ringrazio anche i relatori che hanno avviato questo dibattito per un fatto di sintonia, diciamo, disciplinare, di appartenenza disciplinare, sono in perfetta sintonia con il collega Felisatti, con il quale posso dire da anni, insieme al professor Limone peraltro, da anni appunto lavoriamo insieme sui temi della formazione, in particolar modo della formazione alla didattica dei docenti universitari. Ringrazio però anche appunto i colleghi Mancini e Marconi, perché ovviamente, insomma, nelle loro parole io ho ritrovato proprio quelle parole che maggiormente ci stanno creando molto, diciamo, stanno attivando un dibattito molto intenso all'interno della comunità accademica. ASN, VQR, reclutamento docenti, insomma, io posso dire che anche come, ahimè, presidente di una commissione ASN, sento anche la responsabilità di un ruolo relativamente ad un compito, ad una funzione che, come appunto ricordavate prima, peraltro è anche adesso molto molto criticata anche per certi versi. Allora io, ecco, quello che mi sento di dire al riguardo, sentito parlare, e tutti noi della, diciamo, della comunità accademica stiamo sentendo voci relative a cambiamenti anche profondi sulla SN, sulla VQR. Quello che credo che come comunità accademica un po' tutti chiediamo è che ci sia, diciamo, un po' più di chiarezza e anche di circolarità, diciamo, e di chiarezza nelle informazioni
informazioni e che si faccia, credo, anche tesoro di quello che è stato fatto su questo prima di avviare ulteriori cambiamenti, ulteriori modifiche che poi, insomma, in qualche modo non facciano tesoro di ciò che di positivo e di negativo è stato fatto fino ad ora, sia mi riferisco in modo particolare all'ASN e così come mi riferisco a queste recenti linee guida sulla VQR. Per quanto riguarda ovviamente il Dipartimento, è stato detto molto bene che la vita di un Dipartimento è affidata a queste tre mission, che sono appunto quello della didattica, quello della ricerca e quello della terza missione, e credo che sia stato molto bene sottolineato il fatto che si tratta di tre variabili, di tre dimensioni che funzionano se lavorano insieme, se invece sono scoordinate, non coordinate fra di loro, è chiaro che si creano problemi. In riferimento specifico a quello che è poi il Dipartimento di Studi Umanistici, per quanto riguarda il versante legato alla didattica, a me fa piacere che anche Antonio Pellicano appunto ha ricordato che in controtendenza rispetto a quelli che sono i dati a livello nazionale i nostri studenti stanno aumentando. Io ho visto proprio un paio di ore fa i dati relativi agli immatricolati di studi umanistici e sono veramente felice del fatto che insomma, abbiamo più di 900 studenti immatricolati quest'anno sui corsi di laurea triennale e magistrale di studi umanistici. Credo che non ci sia altro dato più positivo di questo, a evidentemente testimoniare un impegno che come Dipartimento e come intero Ateneo stiamo portando avanti su questo. Per quanto riguarda poi sempre la didattica, anche le proposte di istituzioni di nuovi corsi di laurea, e anche in questo credo che il Dipartimento di Studi Umanistici stia lavorando molto, perché noi stiamo discutendo appunto sulla proposta di tre nuove istituzioni. Da una parte lingue e culture straniere, ma anche, diciamo, in qualche modo la scissione del corso di laurea triennale in lettere, da cui si dovrebbero generare due nuovi corsi di laurea, lettere da una parte e appunto scienze del patrimonio e del turismo culturale. Quindi anche questo è un dato assolutamente importante. La terza variabile per quanto riguarda sempre la didattica, lo ricordava appunto il collega Felisatti prima, l'investimento nella formazione dei docenti universitari, della formazione alla didattica dei docenti universitari. Io devo dare atto al nostro magnifico rettore precedente, al professor Ricci, perché è con lui che noi abbiamo avuto l'istituzione del CAP, cioè del Centro di Apprendimento Permanente, che tra le funzioni ha avuto appunto l'incarico di istituire i corsi di formazione alla didattica universitaria per neoassunti e successivamente anche per upgrade. Quello può diventare veramente un luogo dove progettare sempre insieme, perché da soli non si fa nulla, un investimento dell'Ateneo proprio sul tema della qualità della didattica universitaria, che come ricordava il collega Felisatti è importante che si vada nella direzione di una didattica centrata appunto sullo studente. Per quanto riguarda invece la ricerca, è evidente che noi lavoriamo molto, diciamo, come Dipartimento Umanistico sulla ricerca di base, e credo che sia importante che si continui a investire in quell'ambito. Voglio ricordare, con una delle maggiori intellettuali contemporanee, con Martha Nussbaum, che è importante, lei ha scritto un libro qualche tempo fa, no? di quanto l'Occidente abbia bisogno della cultura umanistica, quindi investire sulla ricerca in campo umanistico credo che sia fondamentale. Sulla terza mission, e chiudo, sulla terza mission è chiaro che il Dipartimento di Studi Umanistici non può che coltivare le relazioni con il territorio in riferimento
riferimento a quelle che sono le sue vocazioni. E quindi da una parte sicuramente c'è qui appunto il collega già rettore Volpe, quindi tutto il settore del patrimonio del turismo culturale, ma voglio ricordare anche con i colleghi anche di lettere e di scienze della formazione tutto il rapporto con le scuole e quindi l'investimento sulla formazione degli insegnanti. Vedo qui appunto la professoressa Episcopo che rappresenta l'ufficio scolastico regionale e che credo possa testimoniare quanto il Dipartimento di Studi Umanistici investa, no, con le risorse che ha a disposizione proprio sul tema della formazione iniziale, ma anche e soprattutto della formazione continua degli insegnanti. Quindi diciamo, come abbiamo avuto modo di vedere, gli ambiti di investimento, di impegno del Dipartimento di Studi Umanistici sono molti e l'intera comunità del nostro Dipartimento sicuramente ce la metterà tutta. Grazie. Ne siamo certi, grazie professoressa Loiodice anche per questi annunci. Adesso volevo ricordare al professor Mancini e al professor Marconi che abbiamo l'intervento della dottoressa Sinigaglia, Dipartimento di Agraria, quindi siccome era stato più volte richiamato il settore. Prego professor. Grazie, rimarrei qui, non mi piace parlare dal pulpito, anche perché siamo agrari, per cui siamo abituati a stare coi piedi per terra. Io vorrei anche dire una cosa, mi piacerebbe comunque cominciare anche un po' a stimolare un po' la partecipazione, perché non vorrei che poi sembrasse un racconto di autoreferenzialità. E io vorrei dire adesso alcune cose che mi hanno colpito particolarmente, soprattutto degli interventi precedenti, uno è del professor Mancini, già rettore, sul preruolo, sull'età così avanzata in cui nelle nostre giovani leve poi arrivano a immettersi nel ruolo. Ecco, questa è una cosa che noi sappiamo che sono per noi anche delle colonne portanti, i nostri precari, sia dal punto di vista della ricerca, ma anche nel caso del personale tecnico. Noi abbiamo purtroppo un precariato molto molto importante e in questa occasione sarebbe stato bello, non è una critica assolutamente al nostro rettore, però mi è venuto in mente proprio da questa idea, da questa osservazione del professor Mancini, che appunto non vengono poi neanche ascoltati tante volte, eppure sono così importanti per l'andamento della nostra università. Quindi volevo giusto, ecco, suggerire questa cosa, potrebbe essere anche importante ascoltare la loro voce. Poi vado un po' random così su alcune cose che mi sono segnata. Un centro di promozione della qualità della didattica, il professor Felisatti parlava di questo centro di promozione, non so come si possa fare, però è vero, colgo che noi siamo ricercatori, cioè a molti di noi pesa fare docenza. Io ho sentito molti colleghi che lo fanno malvolentieri perché si sentono ricercatori e continuano in varie occasioni a dire: ma io sono un ricercatore, quindi per me l'importanza della ricerca è fondamentale ed è centrale, mentre la didattica non lo è. Come diceva Donatella prima, noi possiamo fare didattica di qualità facendo ricerca di qualità, però forse andiamo aiutati, molti di noi forse più per alcuni dipartimenti è più vero che per altri, vanno aiutati, stimolati e, come diceva sempre il professor Felisatti, anche apprezzati. Cioè l'apprezzamento della didattica non si evince molto spesso nei nostri consessi. Quindi un riequilibrio effettivamente tra la didattica e la ricerca è auspicabile. Sono circondata da pedagogisti, tra l'altro, quindi ho destra e sinistra dei pedagogisti, quindi il nostro magnifico rettore è un pedagogista, quindi forse dovremmo cominciare anche da questo punto di vista, che io lancio un suggerimento, visto che non è proprio dal basso il mio suggerimento, però potremmo cercare di
di aiutare i docenti a capire anche come fare della didattica di qualità, promuovere la qualità della didattica, perché tutto questo si inquadra nella centralità dello studente che il nostro magnifico rettore ha posto al centro del suo mandato. Quindi ovviamente impariamo anche noi a fare della didattica di qualità. La terza missione, professor Alpi una volta in un convegno disse: ma noi come agrari la facciamo da sempre, non l'abbiamo mai chiamata terza missione, ma il Dipartimento di Agraria, le facoltà di Agraria hanno sempre fatto terza missione, siamo territorio. Ricordo da quando ero appena arrivata a Foggia e c'era una signora che mi tormentava tutti i giorni perché voleva sapere perché la sua pianta non mi portava la pianta in dipartimento, perché diceva: ma vedi, non cresce bene. È una battuta, ma è così. In effetti i dipartimenti di agraria sono sempre stati percepiti al servizio del territorio, e sicuramente questo è un territorio con grandissima vocazione agraria. E quindi noi siamo appunto già formati sulla terza missione perché la facciamo da sempre. E è vero che, come diceva poi il professor Marconi, il nostro tempo è quello, quindi didattica, ricerca e terza missione può diventare complesso, però appunto come vocazione ce l'abbiamo tutta. Un'ultima cosa un po' sulla emigrazione degli studenti: è vero che noi siamo un po' in controtendenza, però come Università di Foggia, però è ancora molto 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 forte questa immigrazione degli studenti, perché lo dico da foggiana, i foggiani non amano Foggia. Purtroppo questa è una cosa con cui dobbiamo fare i conti anche come università. Noi dobbiamo l'università di... Può essere un'idea, comunque a parte gli scherzi, effettivamente io da foggiana l'ho sempre rilevato, questo disamore dei cittadini per la loro città. Quindi ecco, questo potrebbe essere un suggerimento, cercare di in qualche modo, proprio come università del territorio, di cambiare un po' la mentalità proprio dei foggiani, dei nostri coetanei, ma anche delle generazioni che si stanno per iscrivere. Una cosa che volevo dire, però, è bello quando l'università si apre al territorio. Noi facendo dei percorsi di didattica orientata già dalle scuole medie superiori, accogliendo gli studenti nelle nostre università quando ancora studiano, effettivamente questo crea una affezione alle nostre strutture. E quindi ecco, cercare di accoglierli, lo siamo già molto accoglienti, però diciamo che possiamo cercare di fare ancora di più. Grazie. Grazie, grazie alla professoressa Migaglia per questo intervento, anche finale, insomma, c'è una fotografia molto reale. Bisogna cercare di narrare un po' diversamente tutto, perché io credo che sia anche una questione di percezione, cioè di scarsa conoscenza, no? Fate queste cose, fate anche queste cose, sì, facciamo anche queste cose. La signora aveva capito tutto quando aveva portato la pianta, detto, vado alla fonte della, no? della ricerca scientifica, quindi era una alta considerazione invece dell'università in quel senso lì. Per chi ha fatto invece, chi fa sempre terza missione, credo che sia medicina, insomma, su questo non lo scopriamo certo adesso. Abbiamo gli ultimi due interventi, il primo è del direttore del Dipartimento di Medicina Clinica Sperimentale, professor Lorenzo Lomuzio, e quindi la parola, poi ci sarà quello della professoressa Maria Pia Foschino Barbaro del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. Il blocco di medicina importantissimo, fondamentale non solo per l'università ma anche per il territorio, perché gioca una parte importantissima anche per la costruzione del cosiddetto PIL a cui ha fatto riferimento prima il sindaco, chiude questa la parte dedicata ai dipartimenti, poi apriremo il dibattito. Prego professore. Ti ringrazio. In realtà io sono un po' imbarazzato perché la mia situazione è un po' diversa da quella dei colleghi.
E perché? Vi spiego subito. Mentre tutti quanti come Ateneo dobbiamo cercare di stendere un piano strategico che può essere declinato nei singoli dipartimenti, e io ho l'onore, l'onere di dirigere il Dipartimento di Medicina Clinica Sperimentale, che nel 2017 partecipò al bando ministeriale di Dipartimento di Eccellenza e che è stato, diciamo, bravo, sta facendo fortunato, detto bravo, ad ottenere il successo. E quindi abbiamo avuto un finanziamento di 8 milioni che però ci condiziona. Mi spiego meglio, noi fino al 2022, 31 dicembre, abbiamo già un piano strategico del Dipartimento cui dobbiamo obbedire, perché se altrimenti perdiamo il finanziamento. Quindi per noi c'è, cioè, un certo senso è più facile. Abbiamo già declinato in questo progetto 2017, finanziato come dicevo 2018, che prevede la costruzione, la creazione di un centro di ricerca per essere finalizzato allo studio dell'alimentazione corretta, dei stili di vita corretti e dei modelli predittivi per la salute e per evitare le malattie. Di conseguenza noi abbiamo già in questo progetto declinato cosa faremo, sia dal punto di vista della ricerca, con delle linee programmatiche che sono state portate avanti, che vengono portate avanti dai vari gruppi. Infatti ci siamo clusterizzati in gruppi e abbiamo usufruito dei finanziamenti nell'ambito degli 8 milioni che ci permettono anche di rinforzare i settori più deboli. Esempio, visto che è stato parlato della VQR, noi abbiamo fatto un piccolo bando interno in modo tale che il settore che non riesce a produrre un lavoro eccellente per la VQR si è consorziato con il settore un po' più forte, in modo tale che sfruttando le conoscenze, sfruttando, diciamo, anche le know-how, riesce a produrre un lavoro che possa portarlo in Q1, e viene finanziato questo progetto. Poi per quanto riguarda la didattica, anche lì noi abbiamo già un piano previsto che nel triennio che dovremo affrontare dobbiamo creare una magistrale che va a completare il ciclo iniziato del triennale delle scienze molecolari e biotecnologiche, e quindi siamo anche lì agganciati e, diciamo, in un certo senso condizionati. Abbiamo anche naturalmente la terza missione declinato. E naturalmente, come la terza missione è trasferire nella pratica tutto ciò che è ricerca, e per quanto riguarda il nostro dipartimento stiamo cercando di portare avanti dei progetti di coinvolgimento anche della popolazione nell'educazione a una corretta alimentazione, nell'educazione a un'attività fisica, perché molte volte l'attività fisica, anche semplice passeggiate, possono migliorare, e il professor Cibelli, con il suo centro di medicina sportiva, sta facendo questa, diciamo, questa attività. Ma ancora cosa più interessante, il nostro dipartimento ha anche riservato una quota di circa 3 milioni di euro per cercare di completare quelle strutture che sono carenti per quanto riguarda l'area medica. Noi infatti adesso utilizziamo delle aule create presso di ricerca, o abbiamo due poli distaccati come la clinica odontoiatrica e la struttura delle scienze motorie. E diciamo, questo 3 milioni di euro è una prima quota per cercare di costruire questa nuova struttura che può accogliere i nostri studenti. Quindi, diciamo, da questo punto di vista il mio dipartimento, o meglio il dipartimento a cui appartengo, è un dipartimento che ha già un piano strategico ben definito che condizionerà la sua vita per il prossimo triennio, come ribadivo, fino al 31 dicembre 2022. Naturalmente sarà nostro compito cercare di collaborare con tutti gli altri dipartimenti per implementare il piano strategico di Ateneo, e soprattutto strettamente connesso con la professoressa Foschino, visto che noi siamo, tutti i nostri corsi laurea sono interdipartimentali, fanno capo a entrambi i dipartimenti, proprio per cercare di collaborare. Quindi io direi di passare direttamente la parola alla professoressa. Grazie. Grazie, io mi devo alzare perché non sono capace di parlare da seduta. Intanto porto i saluti del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. Io vorrei intanto salutare e ringraziare prima di tutti diciamo, gli interventi e i relatori degli interventi precedenti, ma anche i nostri, diciamo, la crescita di questa università e anche della nostra facoltà è il risultato del lavoro fatto dai rettori Muscio, Volpe e Ricci che sono qui, e ringrazio il magnifico rettore Pierpaolo Limone per questa metodologia, perché di fatto poi si costruisce un piano strategico, si costruisce anche, come dire, valutando le criticità che vengono evidenziate dagli studenti, dagli stakeholder, eccetera. Si costruisce valutando quelli che sono la domanda del territorio, quali sono i bisogni del territorio. Ora,
medicina risponde a, ecco, intrinsecamente in sé, oltre la mission della didattica, quindi formazione, della ricerca, della terza missione, ma anche dell'assistenza, che ha uno stesso peso e che dà, ecco, questa complessità. E la terza missione è intrinseca nella, nell'assistenza, perché appunto è dalla ricaduta sul territorio. Bisogna dire questo. Per quanto riguarda la didattica, io penso che c'è da fare un ripensamento, e su questo forse dobbiamo implementare risorse e anche i progetti, perché ecco, mentre normalmente ci si adatta più facilmente a tutte le innovazioni in campo di ricerca, no? Si va al passo, e anche per quanto riguarda tutte le innovazioni, sulla didattica è come se ci si fosse fermati. Quindi l'invito a ripensare ad una nuova didattica, e noi abbiamo poi il nostro rettore che su questo proprio ci insegna, no? E ci potrà aiutare. Dico che è già attivo presso l'area medica uno skill lab che già in qualche maniera rappresenta oggi, no, una maniera innovativa, perché esso è un laboratorio di simulazione in cui lo studente, lo specializzando, si trova, gli studenti sia di medicina che delle professioni sanitarie e gli specializzandi delle varie scuole di specializzazione si trovano a, cercare di apprendere quelle abilità che poi costruiranno le competenze che poi metteranno, a frutto nel posto di lavoro. E quindi questa è la formazione, ma dobbiamo assolutamente implementare lo skill lab, dobbiamo in qualche maniera, e abbiamo necessità di formazione da questo punto di vista per innovare la didattica che sia ai tempi, cioè che sia ai passi con i tempi, e quindi questa è una cosa importantissima. Formazione post laurea, noi abbiamo le scuole di specializzazione, qui c'era il presidente, il nostro dottor Emiliani, il presidente regionale della regione, che ha dato un forte impulso, no, con un importante risorse finanziarie, il professor Ricci ha lavorato tanto anche per questo, proprio per le scuole di specializzazione nella regione Puglia. Per quanto riguarda l'Ateneo di Foggia, che pur non essendo un ateneo grosso, noi abbiamo oggi attive, si sono attivate, sono 17 scuole di specializzazione, ma abbiamo sicuramente l'obiettivo di aumentare, di accreditare, di attivare, abbiamo qui il nostro prorettore anche delegato alle scuole di specializzazione, il professor Carrieri, è già in programmazione l'attivazione di nuove scuole di specializzazione, quindi questo è un dato importante. E io vorrei aggiungere che, a differenza magari della preoccupazione delle migrazioni per altre tipologie di studenti, per esempio per quanto riguarda le professioni sanitarie, medicina, ma le specializzazioni, noi sappiamo oggi i concorsi sono nazionali, ma abbiamo specializzandi che vengono dal nord per scelta, scelgono Foggia, e questo è, è un'istruttoria che noi stiamo facendo proprio per capire come mai da Ferrara sei a Foggia, perché sei stato, perché abbiamo l'idea che magari sono tra gli, non è così, molti di questi hanno scelto Foggia proprio perché Foggia con la VQR, con la ricerca eccetera, insomma, ha dato visibilità di sé. Per quanto riguarda la ricerca, voglio dire, chiaramente noi passiamo dalla ricerca di base, quindi proprio la medicina traslazionale, quindi la ricerca di base fino al paziente, all'applicabilità su quella che è proprio la parte clinica. La maggior parte dei settori scientifico disciplinari del Dipartimento di Scienze Mediche sono clinici, e quindi hanno la parte assistenziale che è incardinata nel Policlinico di Foggia, e si è ridotta molto l'emigrazione anche sanitaria al nord, proprio perché sono nate delle eccellenze, si sono sviluppate. È chiaro che dobbiamo continuare a completare questo percorso di innovazione tecnologica, i trapianti, la nanochirurgia, insomma sono tutte cose che dobbiamo sicuramente approfondire, e nel nostro piano strategico dovremo tener conto anche di questo. Sicuramente è necessario, le infrastrutture sono importanti, e con il Dipartimento di Eccellenza con cui
collaboriamo, siamo integrati in piena sinergia, anche se il professor Contò questa parola non gradisce molto, invece a me piace tantissimo, in piena sinergia portiamo avanti quelli che possono essere i progetti. L'assistenza per noi è fondamentale, proprio perché in qualche maniera nella piena integrazione con la parte ospedaliera con cui chiaramente collaboriamo, però anche qui ecco, si sono sviluppate delle eccellenze molto importanti che rendono e che danno attrattività anche extra regionale. Quindi nell'ambito appunto della didattica, della ricerca, abbiamo anche come formazione post laurea dottorati di ricerca internazionali, e ci sono posti riservati a studenti, a laureati all'estero, quindi di stranieri, quindi l'internazionalizzazione, come diceva il professor Contò, è assolutamente importante. Quindi questi sono i temi sicuramente che noi dovremo prendere in considerazione, ma dopo la discussione con le varie parti interessate con cui noi ci confrontiamo nelle nostre consulte, e che in questi giorni sarà sicuramente motivo di discussione e anche di spunti per costruire insieme un piano strategico di dipartimento. Grazie. Grazie davvero al professor Lomuzzo e alla professoressa Foschino Barbaro, anche perché hanno, come dire, acceso riflettori che a molti sono sconosciuti. Il problema vero, secondo me, è davvero la battaglia fondamentale campale, narrare diversamente tutto quello che accade, perché c'è l'autocritica, no? Nel senso di cambiare la didattica, però poi ci sono anche i punti luce che possono creare consenso, far cambiare la percezione. Io sapevo di questa cosa delle scuole di specializzazione perché ho conosciuto, in una delle giornate solidali che si fanno in ospedale, un medico che si è trasferito dal campus a Foggia, e io gli ho chiesto, mi sono incuriosito, e ha detto no, intanto sulla qualità non c'è assolutamente differenza, ma non sono un numero, ha accolto l'aspetto umano, lì sono un numero, qui non sono un numero, no? Ho il mio professore, il mio primario, ma non sono un numero. Io credo che intorno a queste cose bisogna lavorare in maniera sinergica, anche se non piace questo termine, professor Contò. Adesso abbiamo, da domani dalle 9.30 fino a dopodomani, ci sono 13 tavoli tematici, 15, sui temi più incredibili, quindi uno non può dire non avete individuato questo tema, si può discutere di tutto, e quindi molte discussioni saranno fatte in quei tavoli tematici. Però adesso abbiamo un tempo prima delle conclusioni del rettore dedicato agli interventi. Se c'è qualcuno, io inviterei gli ex rettori, i rettori emerici, a rompere il ghiaccio, e poi se ci sono altri interventi noi li accoglieremo molto. Prego, professore. Allora, intanto bravo Pierpaolo, perché hai fatto bene a decidere di tenere questo appuntamento all'inizio del tuo mandato, credo anche perché c'è stata una campagna elettorale molto breve, e quindi giusto avere un momento di ascolto, di confronto all'inizio del mandato, in maniera tale da avere poi davanti anche un periodo significativo per poter trasformare queste idee, queste proposte in azioni. Il tema che ci vede impegnati è un tema fondamentale per un'università come quella di Foggia, direi per l'università in generale, ma per un'università piccola, giovane, è nata in un territorio, diciamo, difficile e significativo, particolarmente significativo, università e territorio, con la E che diventa E territorio. Dobbiamo fare attenzione a non cadere nella retorica del territorio, perché qualcosa, lo si diceva poco fa, è vero, noi dobbiamo chiedere al territorio, dobbiamo dialogare col territorio, dobbiamo studiarlo il territorio. Innanzitutto studiarlo e capirlo, perché non è detto che sempre le proposte che vengono dal territorio sono le proposte giuste. E è compito dell'università
riuscire a trasformare un dialogo, un'analisi delle potenzialità inespresse innanzitutto, delle strategie migliori per poterlo far sviluppare, individuare le strade. E a volte anche andando contro idee che potrebbero essere avanzate e che potremmo non condividere. Insomma, nel rapporto col territorio ci si può adeguare al territorio, si può diventare forza ed elemento di cambiamento di questo territorio. Quello che diceva prima è vero, io vivo da 20 anni in questo territorio, in questa città, e una delle cose che mi ha sempre fatto più rabbia è sentire da amici anche foggiani parlare male della loro città. Una delle cose che mi fa più rabbia, mi fa piacere, ma mi fa più rabbia quando vengono a casa mia e sono sul terrazzo e sentir dire non sembra di essere a Foggia. Ecco, questa è una classica espressione con la quale dobbiamo confrontarci, perché questa è la realtà evidentemente. Allora, noi siamo nati da poco, abbiamo 20 anni di storia, ma 20 anni in cui è successo di tutto. Pensiamo a quello che ci ha detto, sono state fatte vari riferimenti a questo, alla rivoluzione digitale di cui ci parla Baricco nel suo bel libro The Game. Cioè, 20 anni fa questo strumento non esisteva, è nato nel 2007, non c'era Facebook, non c'era Twitter, non c'era tutto quello che caratterizza ormai la nostra vita, soprattutto la vita dei nostri studenti. Dunque è evidente che dobbiamo anche riuscire a confrontarci con questi cambiamenti sempre più veloci. E allora io penso che noi dobbiamo fare uno sforzo per mettere alcune cose assolutamente al centro, che sono peculiari della nostra caratteristica essere un piccolo ateneo, in cui appunto c'è un aspetto di relazioni dirette. Questo è un aspetto, lo diceva poco fa Filippo, ma è un aspetto forte nel rapporto tra i docenti e nel rapporto tra docenti e studenti. Quindi una prima cosa è basta con amici e nemici nell'ateneo. Le persone vanno valorizzate per quello che sanno fare e per come lo fanno, per l'impegno che mettono in campo, per le loro capacità, non perché siano amici o nemici del rettore o del direttore o del docente. Questo deve essere fondamentale, e credo che tu stai dando dei segnali importanti in questo senso, io ne sono molto felice. Seconda questione, la qualità deve essere l'elemento assolutamente fondamentale. A volte anche cercando di non cadere nella tentazione di privilegiare la quantità alla qualità. Una università piccola del sud ha da anni, lo corre anche la nostra università, ma non solo l'università, il rischio di trasformarsi in un liceo, in un mega liceo. Lo sappiamo da anni, c'è stato un tentativo di trasformare l'università del sud in università di insegnamento base. Dobbiamo fare i conti con un problema serio, appunto l'emigrazione profonda dei giovani. E questo è un problema gravissimo che sta svuotando il sud e sta svuotando questa città e questo territorio. Noi siamo l'unica speranza per poter bloccare o limitare e magari anche avere la capacità di attrarre da altre parti. Ma la battaglia sulla qualità non deve mai farci cedere di un millimetro. Qualità della ricerca, qualità della didattica, qualità della terza missione. Perché anche la terza missione, non tutto è terza missione, deve essere una terza missione capace di produrre qualità negli interlocutori con i quali dialoghiamo, nel territorio nel quale operiamo. Faccio un esempio. Io da un paio d'anni collaboro con l'HCRS, che è l'ANVUR francese, nella valutazione delle università francesi. Leggo dei dossier molto cospicui, spesso mi chiedo quanto ci sia di formalismo e quanto di vero. Allora, anche in questo, fondamentale la didattica, ne sono convinto, da archeologo, poi siamo abituati a fare una didattica anche, come dire, sul campo, vivendo e lavorando e sudando con i nostri allievi, quindi
credo molto in una didattica coinvolgente, in una didattica anche innovativa. Attenzione anche lì a non cadere nel formalismo della didattica, ma appunto tenere alta l'asticella della qualità. Rispetto alle linee strategiche, credo di non dire nulla di particolarmente nuovo, ma è indubbio che l'agroalimentare e il patrimonio culturale e il turismo sono elementi fondamentali. Abbiamo da fare grandissime iniziative. Porto solo un dato. La provincia di Foggia è al 105° posto in Italia, tra le province italiane, per l'apporto del patrimonio culturale al turismo. Cioè, mentre ha, col Gargano in particolare, delle vette altissime quantitative di turismo, l'apporto del patrimonio culturale è minimo. Alla prima in Italia è Pordenone, addirittura, non stiamo parlando di Firenze o di Venezia, è Pordenone. Immaginate tutto lo sviluppo che possiamo produrre, soprattutto nelle aree interne, nelle aree del subappennino, in aggancio con il Gargano e la costa, se riuscissimo a costruire elementi che non riguardano solo chi si occupa di patrimonio culturale, ma riguarda tutti, riguarda l'agroalimentare, l'alimentazione, riguarda la didattica, riguarda la medicina, riguarda la qualità della vita. Quindi è su questo che, come giustamente si diceva, dobbiamo sempre più essere in grado di lavorare insieme. Così come, essendo una piccola università, abbiamo il grande vantaggio di essere rapidi, veloci, snelli. Questo è un elemento fortissimo. Avrei molte cose da dirle, le dirò anche nel tavolo sulla cultura domani, ma una cosa mi sento di rilanciare, Pierpaolo e cari colleghi: riprendiamo quel discorso che a mio parere era strategico di una federazione delle università pugliesi. Cioè, se non è una federazione, un qualche cosa che costruisca sempre di più un sistema universitario pugliese e eventualmente non solo pugliese, ma insomma che agganci innanzitutto le quattro università pugliesi, in maniera tale da valorizzare la qualità anche in questo senso, rinunciando a qualche cosa e guadagnandone altre, evitando di fare piccole concorrenze che sono autolesionistiche, perché ovviamente oggi la sfida è ben più ampia di quella regionale o interregionale. Quindi io credo che quel progetto possa e debba essere ripreso, e detto questo faccio tanti auguri. Grazie. Grazie al professor Volpe anche per questo ultimo input rispetto alla rete, alle federazioni, anche per evitare quella sceneggiata, non voglio dire altro, della vicenda Taranto, del corso. È una cosa vergognosa anche per chi, come dire, l'ha subita poi alla fine. Professor Ricci, rettore uscente, rettore emerito dell'Ateneo, prego. Allora, grazie. Ovviamente non posso non partire dal congratularmi con Pierpaolo Limone sull'idea che ha avuto, che poi ha potuto implementare insieme con i prorettori, con i delegati, i direttori di dipartimento. Mi sembra questa un'ottima idea, anche un'ottima partenza. L'università è molto cambiata e sta cambiando. Io qui farei un discorso doppio, uno nazionale e uno locale. Quello nazionale, devo essere molto sincero, è un problema di finanziamenti, tout court. Così come bisognerebbe anche cambiare la famosa incidenza della contribuzione studentesca nell'ambito ovviamente del computo, cioè sull'indicatore del costo del lavoro rispetto ovviamente all'FFO. Perché evidentemente, l'ho ricordato più volte, noi abbiamo una contribuzione studentesca bassissima, più bassa addirittura del 21% rispetto alla media meridionale, del 22% rispetto a quella regionale e del 50% rispetto a quella nazionale. Quindi questo ci penalizza. Però nonostante questo, diciamo che negli ultimi anni, dal 2013 ad oggi, abbiamo avuto un incremento del 26% dell'FFO, che penso che sia un caso da manuale a livello di sistema universitario. Però c'è un problema di risorse finanziarie
che diventa assolutamente fondamentale, ma soprattutto allora quando era ministro Profumo, ahimè, è stata introdotta questa modifica che ci ha fortemente penalizzato, ha penalizzato in modo particolare il Sud, anche perché, guardate, il principio di uguaglianza viene violato quando si pensa di poter disciplinare in modo uniforme delle realtà che sono fortemente diversificate fra di loro. E quindi questo è proprio una priorità. Flash rapidi, anche dalle suggestioni di Marco Mancini, la SN andrebbe effettivamente radicalmente rivista, così com'è non funziona. Diceva Marco, è una tecnicalità anche il sorteggio. Beh no, il sorteggio non è una tecnicalità, e sottolineo che il sorteggio è stato introdotto anche per quanto riguarda la prossima VQR. Bisogna essere bravi, ma come professori, nel valutare, ma bisogna essere dotati anche di equilibrio. Se non si è dotati di equilibrio è evidente che è meglio che certe persone non facciano parte di commissioni o non valutino gli altri. Detto questo, seconda parte del discorso, che cosa fare? A mio avviso dobbiamo continuare sulle internazionalizzazioni, perché è l'unica strada, non solo per questo Ateneo, ma per qualsiasi Ateneo in Italia. Siamo a Foggia, ancor di più l'internazionalizzazione è la chiave di volta. È così che noi siamo passati sugli Erasmus, abbiamo avuto un boom colossale, siamo noni in Italia, cioè siamo fra le università, fatta eccezione ovviamente per le due università straniere e le tre private, siamo quarti in Italia sull'Erasmus, che mi sembra un risultato di notevole rilievo. Corsi di laurea, dobbiamo puntare sempre di più anche nella direzione della internazionalizzazione, così come abbiamo fatto già su biotecnologie, e dobbiamo puntare soprattutto sulla occupabilità. Non dobbiamo sostanzialmente creare corsi di laurea che rispondono a logiche tutte interne accademiche. Queste sono logiche, come devo dire, totalmente superate, vecchie. Non possiamo vendere come nuovo dei corsi di laurea che poi non abbiano sbocchi occupazionali, anche perché fortunatamente questo è uno dei criteri, uno dei parametri che viene valutato in sede ministeriale, viene valutato in sede ANVUR, viene valutato dal CNU. È uno degli elementi fondamentali. Dobbiamo offrire dei corsi di laurea affinché le laureate e i laureati di questo territorio rimangano a lavorare in questo territorio, perché ne diventino la futura classe dirigente. Questo è il nostro obiettivo. Poi è chiaro che durante la formazione devono andare all'estero, ci possono essere periodi di studio all'estero una volta anche laureati. Tutto questo arricchisce il patrimonio professionale e finisce anche con l'arricchire evidentemente il territorio. Dobbiamo profondamente svecchiare sotto questo profilo, ma soprattutto continuare a svolgere una vera e propria rivoluzione copernicana rispetto ad impostazioni tradizionali. Così lo stesso dicasi nella distribuzione evidentemente dei posti. Non possiamo fare o utilizzare posizioni per autoalimentare dei settori scientifici che siano già ipertrofici. Questo non ha senso alcuno. E ancor di più questo non lo dobbiamo fare se siamo evidentemente titolari di cariche accademiche. Anzi, bisogna dare proprio il buon esempio sotto questo profilo, perché è un percorso perverso, ma totalmente negativo. Come cercare di sviluppare sempre di più il rapporto con il mondo delle associazioni, gli ordini professionali? Chiedendo effettivamente un coinvolgimento molto forte nella scelta anche dei profili professionali, sottoponendo anche a una rivisitazione sostanzialmente i corsi di laurea. Mi riferisco soprattutto ai corsi di laurea magistrali, che in alcuni casi possono sostanzialmente un po' riprendere corsi, insegnamenti già impartiti nell'ambito della laurea triennale. Su questo diventa fondamentale, considerando i naturali sbocchi professionali, coinvolgere le associazioni dei datori di lavoro, dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, del terziario evidentemente, che sono fondamentali, il mondo della scuola, che è un altro mondo, gli ordini professionali.
dobbiamo cercare di rivitalizzare, magari anche di rivedere la composizione della Consulta, perché così com'è sinceramente non funziona, è una formula sostanzialmente ormai abbondantemente superata, in modo tale da poter recepire le osservazioni. È evidente che poi sarà compito dell'università, una volta coinvolti i soggetti esterni, poter entrare nel merito e quindi fare una valutazione. Un'ultima battuta, ma non un'ultima battuta, per quanto riguarda la sanità. Dobbiamo continuare a lavorare moltissimo sulla sanità. Abbiamo cercato in questi anni di migliorare moltissimo la qualità dell'assistenza sanitaria, potenziare le scuole di specializzazione. Siamo l'unica regione in Italia che ha ottenuto 45 milioni di euro dalla regione per le scuole di specializzazione sanitaria, potenziare tutti gli accordi e le risorse esterne che noi abbiamo ottenuto in questi anni vanno ulteriormente incentivate. Qual è stata sostanzialmente la visione? La visione è fondamentale, cioè medicina svolge una funzione fondamentale di ricerca scientifica e didattica, ma svolge una terza funzione fondamentale che è quella dell'assistenza. Sotto questo profilo noi dobbiamo fare in modo che sempre di più gli ospedali riuniti o un policlinico di Foggia che dir si voglia possa diventare sostanzialmente un polo di attrazione, e Foggia fa parte della regione Puglia, ma come ho sempre detto Foggia è una provincia di cerniera, ed essendo provincia di cerniera per noi è molto più facile avere contatti, rapporti e collegamenti con le regioni limitrofe. Non dobbiamo limitarci ad un ambito puramente regionale, anche perché ormai la competizione è molto più ampia e molto più generale. Quindi, in sintesi, rivisitazione dell'offerta didattica, e tu hai particolari competenze sulla didattica evidentemente, accelerazione ulteriore sulla internazionalizzazione e rapporto molto più stretto, ancora molto più fecondo con il mondo delle associazioni, con gli ordini, le associazioni di categoria, le forze sociali, per cercare anche di far sì che questa università sia fondamentale non soltanto da un punto di vista scientifico e culturale, ma sia fondamentale anche sul piano del trasferimento tecnologico per contribuire allo sviluppo socio-economico del territorio. Perché questa effettivamente, lo dico come non foggiano, ma ci vivo ormai da un quarto di secolo, i corsi qua sono incominciati esattamente 27 anni or sono, è una provincia che ha moltissime possibilità, potenzialità, ma che ancora non sono state debitamente utilizzate e valorizzate. Questo è il punto, a mio avviso, fondamentale. L'università sotto questo profilo può diventare una leva di sviluppo anche non solo da un punto di vista scientifico-culturale, ma anche da un punto di vista socio-economico. E siccome ci collochiamo come PIL fra gli ultimi posti a livello nazionale, è evidente che risalire la china penso che sia più facile qui rispetto ad altri contesti territoriali. Questo è l'elemento fondamentale, ma soprattutto chi gestisce e chi svolge funzioni importanti, rettore, prorettori, direttori di dipartimento, devono saper fare il passo indietro. Questo è secondo me l'elemento fondamentale. Devono adottare una politica di self-restraint. Questo è l'elemento fondamentale. Devono dare il buon esempio. Questo, a mio avviso, dovrebbe essere una condotta, diciamo, virtuosa da parte di tutti. Cioè dobbiamo lavorare nell'interesse del bene collettivo. Dobbiamo servire l'istituzione e non servirci dell'istituzione. Questo è l'altro punto molto importante. Cioè è un richiamo all'etica che secondo me è fondamentale. Perché se non diamo noi, che abbiamo, io adesso non più, ma chi ha posizioni di leadership, se non dà un buon esempio di per sé, evidentemente si possono introdurre delle prassi degenerative, il che non va bene sinceramente. Quindi su questo insisto molto nel richiamare l'attenzione. E un'ultimissima battuta, ho detto prima già l'ultima, questa è l'ultimissima e chiudo veramente il discorso.
È un territorio questo estremamente difficile sul piano della lotta per la legalità. Penso che noi nel corso degli anni, non soltanto nei miei 6 anni ma anche in precedenza, abbiamo promosso una pluralità di iniziative note a tutti i presenti, quindi non le sto a ricordare. Però siccome qui la criminalità organizzata è particolarmente importante, noi dobbiamo essere il soggetto ancora più promotore rispetto anche al passato sui temi della legalità, perché se c'è la malavita organizzata, e purtroppo qui è ben presente, questo è un pesantissimo freno nei confronti non soltanto delle università ma anche dello sviluppo socio-economico del territorio. Quindi la lotta per la legalità deve diventare un elemento fondamentale per noi tutti, per cercare di dare un contributo. Noi lo possiamo fare sul tema appunto della cultura della legalità, per la promozione di una serie di iniziative in campo scientifico-culturale. Ad altri soggetti, alla magistratura, alle forze dell'ordine, spettano evidentemente altri compiti istituzionali, però noi possiamo fornire un contributo fondamentale proprio sulla educazione alla legalità, a far cambiare anche certi stereotipi mentali secondo cui quei ricorsi sono assolutamente fondamentali, cioè la soluzione può essere fornita dalla malavita organizzata o, come talvolta si è verificato in questo territorio, in strani mix fra malavita organizzata, potere politico e anche potere economico, e abbiamo avuto anche dei casi in questo territorio. Quindi su questi elementi, a mio avviso, noi dobbiamo lavorare. Questo, la terza missione, rientra anche questo, la terza missione, è un esempio concreto di terza missione che però a mio avviso è quasi una prima missione, perché deve diventare un elemento fondamentale nella nostra ragion d'essere, nel nostro codice genetico di Università di Foggia. Grazie. Grazie, grazie per questo contributo al Rettore Emerito Ricci. Volevo collegarmi a una cosa, perché c'è un dato che mi ha colpito, è stato diffuso qualche giorno fa, a proposito del ruolo dell'azienda ospedaliera, della sanità, quindi in Puglia, dell'ospedale, rispetto alle nascite. Non so se qualcuno ha visto l'elenco del Foggia ha il più alto numero di nascite in Puglia, quasi il doppio di Bari, e non è che i foggiani sono messi a fare figli in maniera forsennata, non è proprio così, è che il punto è un punto nascita che assorbe anche una platea, no? Dalla zona del Basso Molise, Termoli, molto Erpigna, molto Sannio, quindi anche la zona della BAT. È un dato che mi ha molto colpito e che, come dire, dovrebbe far riflettere sulle potenzialità complessive dell'azienda ospedaliera universitaria. A me piace chiamarla ancora Ospedale Uniti, perché c'è una policlinica ospedaliera, ma c'è una storia, ecco, dietro quel nome. Ho visto la professoressa Episcopo che si era prenotata per un intervento dell'ufficio scolastico provinciale di Foggia. Mi piaceva tanto chiamarli provveditori, quando era bene, il provveditore, no, invece il dirigente. Prego. Buonasera a voi tutti, magnifico rettore, tutti i direttori di dipartimento e tutti i colleghi studiosi e istituzioni che sono qui presenti. Ovviamente la scuola, che rappresento pro tempore, vi sarà sempre accanto, camminerà nella vostra ombra, ma affiancandovi, perché vi diamo in consegna il nostro bene più prezioso, perché gli studenti passano dalle nostre alle vostre mani. E questo è il mio quarto anno di attività e ho colto quanti sentieri abbiamo percorso assieme. Vi devo riconoscere un'iniziativa veramente importante, vi devo riconoscere un'attenzione particolare e vi devo anche ringraziare per il coinvolgimento che ci riservate. Sono molte le materie che ci stanno a cuore. Inizierei dall'orientamento, perché noi siamo convinti che i nostri studenti devono essere accompagnati verso una scelta consapevole, e voi lo fate abbastanza bene, con molta coscienza, in quelle giornate intensive di orientamento. Lo fate anche offrendo, vedo
la dottoressa Saraò, e quindi mi sento di rivolgere anche a lei un particolare tributo di gratitudine. Lo fate bene perché offrite anche dei momenti pratici applicativi, fate una dimostrazione sul campo di quello che è un assaggio motivato di quello che sarà il lavoro studentesco nella università, che è selettiva rispetto alla scuola secondaria di primo e di secondo grado. Quello che voglio dirvi, facendo così riuscite a realizzare un orientamento di tipo maturativo e non occasionale o diagnostico, faccio il test e ciò che viene fuori sarà la mia scelta. È un altro settore che mi sento di caldeggiare ancora di più, perché tanto avete fatto anche durante la gestione dei due rettori precedenti, che saluto e ringrazio, e per l'accoglienza di tutti i tipi di studenti. Ci sono alcuni di loro che ci sorprendono per degli straordinari anticipi cognitivi, delle plus dotazioni. Dobbiamo fare molto anche per loro, perché forse la meta, la sede locale, possa essere sempre più appetita da loro con occasioni di qualità. Moltissimo fate per i ragazzi con bisogni speciali. L'ho constatato perché, venendo dall'alveo scolastico, ho proprio osservato in maniera diretta il lavoro di tanti ragazzi che, insomma, abbiamo accompagnato per i bisogni speciali che hanno manifestato durante il percorso di studi. Un altro settore che avete generosamente aperto al dialogo costruttivo fra noi e voi è quello dell'alternanza, che oggi si chiama PCTO, però è quello della prova tecnica di prelavoro in un contesto organizzato come l'università. È ovvio che il leitmotiv che collega scuola e università è poi sempre culturale. Noi che abbracciamo queste professioni dobbiamo amare lo studio, amare la ricerca e amare ciò che progressivamente studio e ricerca ci insegnano e ci stimolano. Quindi io mi confermo con due messaggi. Il primo è di gratitudine per il coinvolgimento sempre attentissimo al nostro ambito di attività. E poi il secondo è di affiancamento. Siamo contenti di partecipare ai vostri tavoli di lavoro, dimenticando la vostra posizione altolocata rispetto alla scuola, essendo voi accademici, senz'altro sì, ma senz'altro possiamo correlarci e integrarci, ognuno con il suo. Grazie a tutti quanti. Grazie alla dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, il professor Saverio Russo. Si è prenotato, prego. C'è qualche altro intervento in programma? No, quindi poi faremo le conclusioni. Prego, professore. Già direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche, ricopre anche la carica di presidente del Conservatorio. Giordano, prego. Sì, poche considerazioni di riflessione sul ruolo dell'università nel territorio e nella città. E io sono d'accordo su alcune cose che sono state dette, sulle questioni relative alla federazione delle università pugliesi o di una forma di coordinamento operativa, così come accentuerei molto la riflessione sui temi della qualità della nostra dell'offerta formativa e della didattica che facciamo a tutti i livelli, e questo lo leggo poi al discorso che riguarda il rapporto con il territorio. Io ero tra quelli che, vivendo in questa città da parecchi anni, pur non essendoci nato, si aspettava un po' di più da questa università, che ha fatto tantissimo. Però se faccio mente locale e penso alle aspettative che molti di noi avevano
nel 2000, nel 1999, nel 2000, eccetera, avrei immaginato che a consuntivo il nostro ruolo, la nostra incidenza su questo territorio sarebbe stata decisamente maggiore. Non sono soltanto le valutazioni dei vari rapporti sulla qualità della vita, cui potrei aggiungere anche le valutazioni sui consumi culturali, un solo esempio, ma mi riferisco ad altri valori, ad altre questioni, ad altre percezioni che riguardano la qualità della democrazia, la qualità della partecipazione in questa città. Chi è stato sabato alla manifestazione delle Sardine avrà colto una controprestazione come una città universitaria in cui alla fine si riescono a mettere insieme 300 persone che vanno in piazza, molti dei quali erano miei coetanei, che hanno tutto il diritto a tornare in piazza oggettivamente. Allora, ovviamente qui ci sono una serie di riflessioni da fare sul fatto che molti colleghi non hanno investito molto su questa città, molti continuano a fare i pendolari, ad esempio, quindi non hanno un rapporto che sia, diciamo, più coinvolgente con questo territorio. Ma c'è un'altra valutazione che vorrei fare in maniera critica, in maniera autocritica. Noi in questa città non dobbiamo essere percepiti come un pezzo del sistema di potere. Non dobbiamo intendere il nostro rapporto con le associazioni, con gli ordini professionali, semplicemente con, mettiamo un docente universitario e risolviamo i problemi. Dobbiamo avere la capacità di essere un seme critico in questa realtà, anche d'opposizione, scusate il termine, non mi riferisco alle maggioranze politiche del momento, a proporre metodi, come dire, uno stile diverso e una qualità diversa del nostro modo di percepire le funzioni pubbliche. Questo credo che sia un tema importantissimo che dobbiamo tenere come una stella polare. A molti piace comandare, però l'importante non è comandare, è riuscire a cambiare le cose, riuscire a innescare in questa città, in questo territorio, una dinamica che non sia una dinamica regressiva, in cui nel migliore dei casi riusciamo a parare il diluvio, a mettere un dito nella falla. Non so se vi è sfuggito, certo non dipende chiaramente, noi non potevamo fare molto come università, ma questa è una città in cui, al di là, ripeto, delle classifiche sulla qualità della vita, che però ci interrogano, ci pongono delle domande su che cosa abbiamo fatto, che cosa non abbiamo fatto e cosa potevamo fare. È una città da cui dal 2008 al 2016 sono andati via 2.599 ragazzi dai 18 ai 30 anni. Dai 18 ai 30 anni è una delle città che ha la percentuale più elevata. Ci battono soltanto alcune città della nostra provincia, tra cui San Severo, che hanno il peggiore rapporto tra giovani emigrati in quella fascia d'età, non giovani che vanno a studiare al nord, che trasferiscono la residenza per non tornare più, che quindi non fanno un investimento su questa città. Quindi c'è qualcosa che riguarda noi e riguarda le nostre pratiche anche di selezione, l'impegno con cui facciamo formazione. A me non importa tanto cogliere tutte le occasioni, tutti i treni che passano, il TFA, eccetera. Mi importa che io riesca a farlo bene, che riesca a dare un servizio reale a questo territorio, riesca a migliorare la qualità della vita delle persone che qui lavorano. Mi importa che si faccia al meglio quello che facciamo. Se mi consentite un'ultima battuta, riguarda appunto la logica della qualità e non semplicemente la logica quantitativa, la logica del PIL, la logica del fatturato. Io penso che sì, abbiamo intercettato molti progetti, si sono fatte molte cose, molte risorse, però interroghiamoci, quando è possibile farlo evidentemente,
su che cosa hanno prodotto questi investimenti, questi progetti sul territorio, e abituiamoci ad una pratica di valutazione, di autovalutazione, perché questo ci aiuta a fare meglio il nostro lavoro, a sentirci magari anche più appagati del lavoro che facciamo, molti con grande impegno, con grande dedizione. Io mi complimento con Pierpaolo per questa iniziativa e ho colto molti segnali importanti, inclusivi di tutta la comunità accademica in questo percorso che è cominciato pochi mesi fa, ma mi aspetto da questa università, come mi aspetto ovviamente da me stesso in primo luogo, una capacità di incidere maggiormente, di dire dei no, di sapersi distinguere dai ceti dominanti, dai potenti di questo territorio, che credo non abbiano fatto un grande servizio al territorio. Un'ultima battuta: è una città che accoglie centinaia di studenti Erasmus che vengono da fuori, ed è per me, che vivo in questa città, oltre che ovviamente motivo di depressione per me che ci vivo, la qualità urbana, penso alla questione dei rifiuti, del traffico sregolato, si può finire sotto una macchina e magari, come è successo a me l'altro giorno, essere minacciati: se scendo ti prendo a schiaffi, se solo dici ma come fai? Allora, rispetto a questo, noi dobbiamo pretendere, dal momento che, a parte noi che pure abbiamo diritto di vivere dignitosamente in questa città, ma siccome accogliamo anche persone che talvolta vengono da stati che nella classifica del PIL stanno sotto l'Italia, ma che hanno un livello di civiltà, un livello di dotazione, di civismo del tutto superiore a Foggia, dobbiamo pretendere condizioni di vivibilità normale per chi vive in questa città e chi sceglie di trascorrervi vi trascorre un periodo del suo processo formativo, che insomma rimane poi nella memoria e nel ricordo che abbiamo dei luoghi in cui siamo vissuti. Quindi la capacità di dire qualche parola, di farci sentire come un pezzo di questa città, non altro rispetto a questa, un pezzo di questa città che chiede per noi e per tutti condizioni migliori di vivibilità. Grazie. Grazie a professor Russo per queste riflessioni. Non deve essere ovviamente consolatorio, ma nei 2000 ragazzi che sono andati via, Saverio, fanno parte del pacchetto di 2 milioni di meridionali, è lo 0,01%, quindi che sono andati via dal sud in questi, come dire, in questi anni. E non deve neanche essere consolatorio che c'è sempre qualcuno che va più a nord. Le prime 12 province italiane che hanno l'immigrazione di giovani dall'Italia all'estero sono tutte del nord, tutte. La prima è Bolzano, Milano è la quinta. Quindi c'è sempre qualcuno che cerca, come dire, una collocazione, una realizzazione migliore, ma questo non deve essere consolatorio. Dobbiamo cercare di, come dire, di fare i conti con queste realtà. Io l'ho detto in premessa: nei prossimi anni ne andranno via altre 5 milioni dal Mezzogiorno, è una previsione, e quindi è chiaro che dobbiamo fare un lavoro di lungo periodo per migliorare tantissimi aspetti. L'università, sono d'accordissimo, forse anche nei primissimi anni di attività, a mio avviso, io nei primissimi anni, anche prima dell'autonomia, durante la gemmazione, ma nei primi anni dell'autonomia, io ero molto critico sugli incarichi dei nuclei di valutazione, no? Che premiavano sempre, giustamente, perché si guardava intorno, ma gli enti locali pescavano soltanto nel mondo universitario, ma era anche un modo per, come dire, per zittire delle voci. Lì forse bisognava aspettare qualche anno e dire: guardate che state sbagliando, perché io sono d'accordo, l'ha ripreso anche Volpe, anche la Sinigali, ogni tanto bisognava dire già all'epoca: guardate che state sbagliando, non soltanto alla politica, indipendentemente dalle sue collocazioni. Io penso che anche un dipartimento di agraria debba dire alle organizzazioni professionali: è inutile che mettete la barbabietola da zucchero, perché non abbiamo più acqua, per fare un esempio, come dire, banalissimo. Su questo sono d'accordo con te. Se non ci sono altri interventi, diamo la parola al rettore, perché domani inizia questa maratona di incontri alle 9:30. Prego.
Grazie. È bizzarro fare delle conclusioni quando in realtà stiamo aprendo, perché questa è la giornata di apertura di questi tre giorni di conferenze di Ateneo, e quindi non spendo molte parole perché tanto avremo tutti i tavoli dove lavoreremo, e poi il 13 ci sarà questo momento di restituzione, di conclusione, grazie al lavoro appunto di tutti i delegati che faranno dei report istantanei da ogni tavolo e faranno un lavoro di colazione alla fine per riuscire, guardo la professoressa Caffarelli che ha già deciso di non dormire per le prossime 72 ore, e riuscirà a produrre una sintesi entro la tarda mattinata del 13 almeno dei lavori che sono stati fatti. Ringrazio tutti, oggi appunto era una giornata di apertura, potevano essere interventi così, saluti, interventi istituzionali, invece sono stati tutti approfondimenti seri, di grande qualità, che effettivamente se il buongiorno si vede dal mattino, immagino che nelle prossime ore avremo veramente tanto materiale intorno al quale discutere e lavorare per costruire il progetto condiviso. Ringrazio tutti i colleghi, che ringrazio il prorettore Carrieri, il prorettore Sevi, ringrazio tutti i colleghi che sono qui presenti, ma ringrazio soprattutto l'assessore che ha assistito a tutti gli interventi, devo dire che è un segnale del comune incredibile. Claudia, grazie, devo dire veramente, è raro che un assessore all'istruzione si segua dall'inizio alla fine un intervento, un convegno, un seminario come quello che stiamo creando, perché immagino che tu abbia mille altri impegni, quindi voglio dire grazie per aver scelto di stare con noi, che è il segno poi dell'attenzione del territorio, effettivamente l'università è territorio, e così so che tutte le principali agenzie del territorio saranno presenti nei tavoli in queste due giornate. Quindi grazie a tutti, a domani.